In diretta, eccoci qua. Eccoci Vediamo, qua. siamo Ciao in ragazzi. diretta. Salve a tutti ragazzi e benvenuti alla 24ª stagione, incontro, vabbè, scherzi a parte, episodio del nostro Kai Live. E quest'oggi ci sarà un ospite di eccezione. Abbiamo con noi il nostro Mauro Nazionale, insomma. Mauro Belfiore, signore e Mauro signori. Belfiore, Mauro Belfiore. Per amici è semplicemente Mauro Belfiore. Ciao Mauro. Ciao Mauro. Ciao Eccolo qua. a tutti. Allora, Grande Mauro. partiamo subito con le domande perché dobbiamo veramente oggi farne tantissime Vabbè, perché c'è ragazzi, è stato un piacere. Quindi, ciao. Intestate al signor De Luca, posto così, dai. Bene, allora partiamo allora con la prima domanda. Parla un po' di te, facci vedere i tuoi lavori, anche se ormai li conosciamo tutti quanti, però insomma, per coloro che non dovessero conoscerli, Parlare un po' di me, vediamo un po'. parla un po' di te. Dove sei nato? Come è nata la tua passione? Che studi hai fatto? Insomma. Allora, vabbè, io sono da Pacchieti, in Abruzzo, nel lontano, anzi, manco tanto, 21 agosto 1991. E diciamo che la passione per il disegno c'è sempre stata pure da bambino, comunque mi piaceva un sacco disegnare personaggi dei fumetti, però la cosa diciamo che è esplosa di più verso il finire delle superiori, tra il quarto e il quinto anno, dove proprio non seguivo manco più le lezioni, cioè stavo a scuola soltanto per disegnare sul banco, cioè tipo le candidature dei professori, sì, era roba proprio. E poi erano anche gli anni in cui avevo iniziato a scoprire tanto gli anime. Che fumetti e videogiochi già proprio ne ero un appassionato, però diciamo che con gli anime, i manga, pure lì mi sono molto appassionato, tutte le storie, i personaggi, Naruto, insomma tutti questi anime che andavano un sacco. E quindi insomma passavo diciamo la maggior parte del mio tempo a disegnare, tant'è che io mi ricordo ancora la professoressa di filosofia mi diceva: ma tu qua che sei venuto a fare? Cioè, dal liceo avevo fatto liceo classico e mi diceva: tu qui che stai a fare? Cioè, sei sprecato, stai qui a disegnare, che non hai fatto altro. E vabbè, l'ho scoperto dopo, non è che c'avevo la sfera di cristallo, magari facevo altro, Facevo però in l'indovino. realtà facevo l'indovino, esatto, stavo qua a Kai, stavo tipo a tu sì che vale, se dovevo stare. E quindi niente, praticamente. Loro mi hanno sempre detto: vabbè, perché non hai mai fatto un'altra scuola? Ma in realtà a me il liceo classico è piaciuto, sia perché mi ha fatto scoprire anche tutto il lato dell'epica, l'Odissea, l'Iliade, a cui io mi sono sempre un sacco ispirato, mi piacciono un sacco tutti i personaggi mitologici. Quindi in realtà ringrazio anche molto la formazione nel liceo classico che mi ha dato appunto queste ispirazioni. Proprio, Diciamolo. diciamolo, che la cultura è importante. Ecco. E dopo, subito dopo le superiori, volevo comunque iniziare a fare qualcosa di serio a livello di universitario, che però fosse produttivo, comunque sia che mi portasse qualche sbocco. E il problema è che a Chieti non c'era niente. Cioè c'è un'università, ma ovviamente non si occupano di arte, e né ci sono tuttora scuole comics o scuole illustrazione, eccetera, eccetera. Credo che ci sia qualcosa a Pescara, se non erro. Io non ne hanno aperta una a A Chieti? Chieti. C'era la scuola comics, ma riparlo di un sacco di anni fa, e la chiusero tipo mentre io facevo le superiori, tra l'altro. Cioè sono andato lì perché mi volevo informare un po' durante proprio gli ultimi anni superiori. Hanno chiuso la Un Clariffa, luogo, no? no, un luogo tristissimo, raga, c'era veramente una porta che era, boh, manco una persona ci entrava in questa porta. Tu entravi lì e c'era questo che stava tipo a chiudere le valigie, sai quelle scene proprio: no, no, che stiamo chiudendo, Oh come mio che state chiudendo? Eh sì, qua ormai non c'è più niente. Ma come non c'è più niente? No, ormai tutto a Pescara. Tutto a Pescara. Al Dio. A posto. che ho detto: vabbè, no, senti, per adesso continuo con la mia strada. E poi, dopo aver finito appunto le superiori, cercavo una scuola che mi aiutasse a proseguire il percorso, o meglio, a incanalarlo a livello più professionale come concetto. E ho trovato che qui a Roma c'era l'Istituto Europeo del Design, che tra l'altro è una scuola bellissima,
abbastanza onerosa. Adesso non so, che quando la feci io costava un bel po' di quattrini. E io, per fortuna, che avevo mia madre che comunque mi ha sempre sponsorizzato da questo punto di vista. Ma grande madre. Sì, no, mia madre è stata fantastica in questo. Perché invece, perché i miei genitori sono divorziati. Mm-hmm. E da parte di mio padre, invece, lui non ha mai accettato il fatto che io facessi l'artista. Però su questo ci sarebbe da fare tutta un'altra live proprio. Cioè, proprio la Barbara D'Urso con le lacrime. D'altronde ti poteva capitare peggio. Immagini se dovevate affrontare una serie di brutte notizie per un classico padre. Oltre ad essere un artista, magari potevi essere anche un omosessuale, per dire. Immagini. Del resto in Italia c'è questo problema che comunque... Quindi dici tu, è un problema forse ancora più grosso da affrontare, secondo me, tra genitori e figli. Però io penso che alla fine il fatto della professione, perché i miei genitori sono medici entrambi, mm-hmm. e il problema è che quando sei comunque un certo tipo di medico conservatore, magari anche un po' del sud, c'hai un tipo di mentalità. E quindi per me, se fai l'artista, per me sei il tossico, per me sei il, insomma, il nulla facente. A volte hanno anche ragione, dai. Ma certo, però ci sono anche medici che sono nulla facenti, tossici, cocainomani, cioè di tutto e di più. Però ripeto, questa è un'altra live, cioè su questo possiamo fare proprio, veramente non è l'arena. Un discorsone pazzesco, ok. Sì, sì, cioè, se volete chiamo Giletti, lo faccio entrare in studio. sì, la sette attualità. Capito? No, Kai attualità, le storie. Ci sarebbe veramente da fare un discorsone. E quindi, vabbè, in sostanza, mia madre, che invece ci ha sempre creduto nell'arte, perché io poi ho mia sorella, che è più grande di me, che lei invece suona il pianoforte, e tra l'altro ha finito di recente il conservatorio. E quindi diciamo che mia madre ci ha sempre creduto nell'arte, cioè l'ha sempre apprezzata e quindi mi ha sempre, diciamo tra virgolette, sponsorizzato. E mi sono iscritto a questo Istituto Europeo del Design, che è durato 3 anni, quindi se non erro fino al 2012, mm-hmm. dove principalmente il corso era tutto incentrato sull'illustrazione. I primi anni erano tutti dedicati alla tecnica, sia diciamo di disegno che pittorica, però principalmente era tutto dedicato al disegno. Cioè la pittura c'era, però era molto... parte le basi, però non andavamo proprio a fondo con la tecnica. Facevamo mm-hmm. tipo i ritratti, comunque cose, paesaggi, cose abbastanza tranquille, riproduzioni, insomma, niente di incredibile. Invece sul disegno, tutto incentrato sulla figura, tanto disegno dal vero. Poi c'avevamo due tipi di classi di disegno dal vero. C'era quella, diciamo, accademica, e quindi erano le proporzioni, tutto quello che insegna l'accademia. E l'altro invece che ci insegnava Riccardo Mannelli, che è un mito, cioè veramente un gigante dell'illustrazione italiana, ma proprio dell'arte, secondo me. Lui invece disegnava un tipo di disegno davvero che era molto più istintuale, chiamiamolo così. Lui lo definiva un po' così. E praticamente tu dovevi disegnare a ruota libera, cioè andavi lì, disegnavi un po' senza stare a pensare troppo alla tecnica o comunque sia al controllo delle proporzioni, cioè era più gestuale, chiamiamola così, era molto più, come posso dire, sblocchiamo il cervello e cerchiamo di andare più sciolti, no? Cioè cerchiamo di essere un po' più artisti, ecco. Mm-hmm. Cioè meno matematici, che stai lì a calcolare, prendi le misure, fai... no, era molto più... molto più tranquilla qualcosa. E poi, vabbè, gli altri corsi sempre ruotavano intorno all'illustrazione. C'era anche un corso di animazione, che però, sia perché io non avevo tantissimo interesse, anche se era stupendo fare animazione a mano, cioè proprio con i fotogrammi, con i fogli separati, è stata un'esperienza fighissima, però non era il mio interesse vero. E quindi mi sono mosso un po' tra queste materie. C'era un'altra materia molto bella, che era l'incisione. Cioè noi facevamo proprio le incisioni sul plexiglass o sul... come si chiamava? Altro materiale, linoleum. Mm-hmm. Poi facevamo le stampe sulla carta, con un torchio, un inchiostro, quello proprio quasi pigmentato, no quasi, pigmentato, quello proprio a tubetto, così, quasi pittorico. E poi si stampava su questo torchio e sul foglio veniva fuori quello che avevi inciso
sul plexiglass o sul linoleum. È molto, molto divertente, molto interessante. Eppure lì era molto incentrato sul segno, su come gestire tutta la parte proprio del tuo segno, di come diventare comunque una tua... come far diventare il segno una tua espressione, cioè come rendere determinate cose con un segno, anche perché sia con l'incisione che anche con quel tipo di disegno davvero che dicevo prima con Mannelli, noi disegnavamo sempre con cose che non potevi cancellare, quindi o penne a sfera, eccetera, eccetera, oppure nel caso dell'incisione c'erano appunto degli attrezzi con cui tu graffiavi il materiale e dopodiché il graffio rimaneva, quindi il graffio rimaneva impregnato poi di inchiostro e quando andavi a stampare la stampa rispecchiava il segno che avevi messo, quindi se avevi fatto una cazzata, la cazzata la portavi fino alla fine. Ok, mi sembra giusto. Mi sembra giusto, e niente, poi appunto tutto questo fino al terzo anno, con poi vabbè altre materie su cui non mi sto a dilungare, e dopodiché ho iniziato ad avere un po' di occasioni di lavoro, tra cui con una piccolissima casa editrice di Roma che si chiamava la Villain Comics, che non credo esista più ormai, anche se i ragazzi li conosco, e molti sono colleghi che lavorano nel fumetto... E con loro facemmo una serie di tre fumetti, tutti disegnati da me, erano tutti disegnati tra l'altro a matita, in tecnica pittorica diciamo, quindi erano proprio bianco e nero, proprio i grigi, quello che uno adesso magari farebbe su Photoshop a tinta piatta, insomma, uguale, solo che era fatto a matita, completamente. E lì ci furono le prime esperienze, Lucca Comics, Napoli, tutto molto divertente, stavi lì a disegnare con le persone... Ricordo a Napoli una volta mi venne pure la febbre per quanta gente veniva, ci vuoi un disegno, oh, mi disegni sto... perché era un fumetto che parlava di zombie, mi disegni lo zombie con dietro il Vesuvio, vabbè, disegnavo dietro il Vesuvio, insomma di tutto e di più mi venne la febbre quando tornai a Roma, perché cioè, veramente era una roba da panico, però molto divertente. E dopodiché poi da lì mi sono mosso di più verso l'illustrazione, perché diciamo che volevo puntare molto più sull'illustrazione o sulla pittura. Questo è il momento giusto per aprirne qualcuna su ArtStation. In Zoom, diciamo così. Ah, per esempio questa, partiamo proprio dagli albori. Cioè, albori. Questa fu un'illustrazione, questa che vi sto facendo vedere, per un programma televisivo. Bellissimo. Appunto, due anni fa l'ho postata, però era... datata forse 3, sì. Ok. E questo fu in realtà una serie televisiva che andò in onda su un canale della Rai che parlava della Divina Commedia. E a me mi chiesero di fare due cose. La prima erano queste tavole, che praticamente, queste due tavole, una di Firenze nel 1300, o fine 1200, e un'altra di Assisi, fine 1200, inizio 1300. E in cui praticamente si raccontava un po' diciamo quella che era comunque l'architettura, un po' storiche, diciamo. E c'era il relatore, che è uno scrittore, che scrisse appunto un libro su tutta la Divina Commedia, eccetera, eccetera, che usava queste immagini come sfondo. Questo è all'inizio proprio del programma. Le altre puntate c'era proprio lui, che questo professore, che spiegava alcuni canti della Divina Commedia, e di sfondo c'erano delle illustrazioni che ora però non ho su ArtStation, perché queste illustrazioni sono state fatte in principio da Gabriele Dell'Otto, che è un illustratore che conosco, tra l'altro siamo vicini di studio qui a Roma, e lui praticamente fece già delle illustrazioni in verticale per un libro sulla Divina Commedia, e credo che le stia ancora facendo, e queste illustrazioni servivano anche al programma TV, però il problema era che, essendo state sviluppate in verticale, non funzionavano come sfondo e quindi andavano, tra virgolette, rimaneggiate o comunque sia continuate. E a me fu dato questo onere di fare questa cosa, perché comunque conoscevo anche Gabriele, lui si fidava, e abbiamo fatto queste illustrazioni simili, cioè diciamo come resa, un po' questa roba che vi ho fatto vedere, c'era però comunque il suo stile, si vedeva un sacco. Aspetta che forse riesco a trovarne una albolissimo, secondino, eh?
Intanto che ne cerchi uno, ti faccio una domanda. Quali sono state le tue ispirazioni? Quali artisti ti hanno ispirato più in assoluto o tuttora continuano ad ispirarti? Insomma, ci saranno stati ovviamente, no? Sì, ci sono. Buttaci qualche nome così. Ci sono stati, ci sono e ci saranno sempre, perché comunque... Cioè, nomi, vogliamo nomi. Volete i nomi? Ovvio. È lunghissima la lista. Cioè già se uno appunto... abbiamo tutto il tempo a... già se uno se va sul mio profilo clicchi qui su following già c'è tanta gente. Ok, è la risposta breve che sicuramente sì, rispondo anch'io. La lista è lunga una cifra, però allora se vogliamo rimanere, vabbè, qualcuno in particolare, se vogliamo rimanere in Italia non per forza, ma se... no, poi andiamo pure all'estero, intanto, visto che siamo di casa. C'è comunque, per dirti, Gabriele, che lo ammiro un sacco, poi c'è Massimo Carnevale, che per me è un genio, solo che molti non capisco perché, non lo so, ma non è seguito come dovrebbe essere. Mamma mia. Poi Mannelli, non so se lo conoscete, poi vi faccio vedere, buonissimo. Riccardo Morelli, che è un grandissimo... illustratore, artista, tutto quello che volete, ma veramente lui, raga, è un animale. No, scusate se per il pubblico se vedete nudi, però questa è la faccenda. Lui è un artista pazzesco, cioè lui è veramente... questo è acquerello, eh? Oh. Sì, sì, ma della roba, raga, io poi sono stato studio suo, le ho viste queste cose, cioè, qui non rende manco per niente, cioè viste dal vivo sono bellissime. Poi gli oli, vabbè, insomma, un artista... tondo. Poi ma di altri italiani ce ne sono tanti, no? Dovrei andare a vedere un attimo come ricordo i nomi a voi, ma anche tutti voi, io comunque mi ispiro molto a tutti quanti quelli che mi circondano, sia Antonio, Mirko, Roman. E poi veniamo pure all'estero, dove veramente ce ne stanno una marea. Io quando ogni volta che la PlayStation, cioè, c'ho il telefono a fianco col 118 già messo sul numero. Qua appena succede, devi so schiacciare verde. Appena becco uno, schiaccio, poi li vengono, così almeno sanno già che è successo. Tipo, ogni volta che vedi Faraz Shaniar ha caricato l'illustrazione. Tipo lui, ma per me, non lo so. Cioè, ci sono anch'io, ci sono anch'io. Ma tipo invece, che non so, stavo dicendo uno Shaniar, a te piace? Sì, sì? Mamma mia, Sergei Kolesov, ragazzi, dobbiamo bannarlo veramente questa sera. Sì, sì, sono d'accordo. Come dicono i miei amici, riporta Sergei Kolesov subito proprio. Sì, lui, e insieme a Sergei Kolesov anche Piotr Jablonski, tanto che ci siamo, sì, più uno in meno. Sì. No, ma ce ne sono tanti veramente fuori, ed è una delle belle cose di internet, che veramente riesce a vedere un sacco di cose belle, ti puoi ispirare di continuo. Appunto, rimanendo sempre sul fatto che non avevamo a doppio taglio, perché poi vedi le cose super fighe, deprimi, esatto, che prima ti deprimono, hai capito, ma dopo ti rendono più forte. Esatto, sì, ma ce ne sono un sacco, cioè, veramente ormai, tra Instagram, però io parlo molto più nello specifico di ArtStation, perché comunque, diciamo che su ArtStation c'è gente del settore. Mm-hmm. Comunque sia, io personalmente seguo molto più gente del settore, mentre comunque su Instagram magari becchi anche quello che fa fine art, comunque è un po' più generico, diciamo, mm-hmm. Instagram o Facebook, quello che è. ArtStation invece è più settoriale, se vogliamo. Ottimo. Senti, ho una domanda interessante per te. Allora, siccome io comunque ti seguo da tantissimo tempo, ho notato che nel tempo hai avuto un sacco di cambiamenti stilistici, diciamo così, ma come normale con ogni artista, no? Prima o poi. Raccontaci un po' di questa evoluzione stilistica, come mai è successo? Che, per esempio, tu sei stato molto conosciuto appunto con le copie dei ritratti prese dai video, giusto? Ah, dai film, sì. Esatto, dove tu comunque, a parer mio, hai formato un tuo, tutto tu, insomma, brushwork, che comunque io, vedendo un lavoro, anche se non era specificato che è fatto da Mauro Belfior, io comunque riuscivo già dal tuo brushwork e dal tuo modo particolare di mettere le pennellate, capire che fosse il tuo lavoro. Ecco, quello che mi interessa, appunto, come mai sei arrivato ad uno stile molto più sintetico, quello che hai aggiornato? Allora, innanzitutto, quelli che dici tu, che tra l'altro sono questi che sto facendo scorrere,
perché ho iniziato ad aprire quelli un po' più vecchi, ma ce ne sono altri che adesso metterò. E in realtà i pennelli che ho usato qui erano tutti quelli, a parte questo, no? Ma questi, diciamo, che sembrano acquerello, sono pennelli di Kyle T. Ok. Che erano pennelli che avevo acquistato appunto a suo tempo. Cioè, hai appena rovinato il sistema, hai capito? Magari qualcuno aveva la domanda pronta, ma che pennelli usi? È stato proprio... No, questi principalmente su questi ho usato quelli suoi. Ok. A volte li modificavo un po', però diciamo che la natura rimaneva quella. Cioè... Sappi che dopo tanto ti chiediamo di farci vedere... Quali quelli di Kyle T? Paint Box Drawing? Allora, cioè io ho sia i... come si chiamano, quelli del mix, diciamo. Che se riesci a farceli vedere in Photoshop direttamente, però... se non ti scoccio, così vediamo un po' come funzionano. E magari se vuoi spiegarci anche, magari chiedo tanto, ma anche il procedimento di conversione, allora, insomma. Sì, quindi... aspetta un attimo. Allora, questi sono quelli, diciamo, che diceva Mirko, che ci stanno un po' di... Ragazzi, preparatevi a fare screenshot, ragazzi. Box. Ma vada, basta che vai su, scrivi Kyle Brush... Sì, basta avere Photoshop originale. Esatto. Esatto. Non so se è ancora così, perché mi pare che un amico ha detto che li hanno levati i pennelli gratis per Photoshop nuovo. Mi sa che adesso li hanno rimessi di nuovo a pagamento, credo, può essere che sto dicendo una cosa non vera. Conoscendo Adobe, guarda. Però insomma, la mia esperienza è stata che io li ho acquistati, sia il pacchetto quello totale che anche questi qui, che sono i Real Watercolor, che li vendevano a parte. Quindi, sono appunto tutti dei pennelli che emulano un po' l'acquarello. Sì, esatto. Che emulano un po' l'acquarello, ricreando un po' la texture. Bello, aspetta. Poi dipende molto da come li usi. Scommetto anche della pressione, insomma. Sicuramente la pressione, ma poi li puoi settare. Ok. E quindi se tu vai a sovrapporre le pennellate si crea proprio un effetto acquarello, esatto. Giusto? Si crea l'effetto che si crasha Photoshop. Opposto. Aspetta. E quindi niente, sono pennelli che simulano l'acquarello, oppure anche uno che mi piace molto suo. E... questo pure per disegnare proprio a matita, molto bello. L'HB Pencil. Aspetta, sì. Questo qua, che c'ha una texturina. Molto carino, come gestione proprio della texture. Ottimo, ottimo. E questo sarebbe adatto per fare una line art, giusto? Sì, è bello. In realtà io uso un po' di tutto per la line art, poi vabbè, okay. Ci sono tanti tipi di pennelli. Però quelli appunto di Kyle sono fighi perché emulano molto il... la materia, insomma. Il tradizionale. Ovviamente è difficile riuscire proprio ad arrivare a una tecnica tradizionale in questo modo, perché mentre sul tradizionale tu hai già di partenza una texture, che è la carta. Certo, certo. Quindi diciamo che un po'... viene anche fuori dal caso, cioè quando tu magari con l'acquarello metti una macchia di colore sul bagnato, ti escono fuori degli effetti magari imprevedibili, il colore si mischia, mentre su Photoshop è tutto calcolato. Esatto, sì, vabbè, è molto più caotico. Ma non solo più caotico, ma per certi versi, non è una bestemmia, è più semplice dal punto di vista concettuale, cioè nel senso che magari alcune cose col tradizionale le fai perché tu sai già che comunque mettendo una macchia quella ti viene a posto così, o comunque ti vengono fuori dei giochi anche di colore molto interessanti, mentre su Photoshop devi calcolare tutto. Cioè se tu vuoi fare una macchia di colore con appunto un pennello che simula l'acquarello, devi comunque pensarla molto di più, ma anche proprio in termini di texture. Non so se il camero è... Allora, ragazzi, intanto in questa pausa mi approfitto per chiedervi di condividere un'altra volta il link della live, così più siamo meglio è. E intanto preparate anche le domande da fare a Mauro. Cioè, bene. Questo pure è un pennello molto figo, che ti fa, vedi, questa texture che ti lascia. Questo io lo uso spesso come base. Io sto già comprando questi pennelli. Cioè, prima di andare con gli altri pennelli, di solito faccio una base tipo con questi. Magari a volte per fare anche un effetto più pittorico passo il flusso, che poi è passato il flusso,
Okay, diventa molto più grezzo, esatto. È un più pennellata proprio vera. Magari una cosa sopra questo, magari c'è anche un altro colore. E quindi la tua tecnica consiste di sovrapporre, insomma, varie pennellate, cioè vabbè, insomma, scusatemi, grazie al cazzo, insomma, vari tipi di pennellate, creando, insomma, un gioco carino. Sì, è molto legato proprio alla pittura tradizionale come tipo di tecnica. Aspetta, perché forse... secondo, dovrei avere... Ah, è Robbie Williams. Ecco. Ok. Per far capire, non è proprio... Allora, ogni volta il procedimento cambia quasi sempre. Però, diciamo, in linea di massima va a velature. Ok. Insomma, sì, come nella pittura tradizionale d'olio. Esatto, esatto, come l'acquarello proprio così. Mentre con l'olio, l'acrilico, il procedimento è un po' più... Ma invece ricordo più un procedimento ad olio questo qua, personalmente. Dipende, perché in realtà l'acquarello devi per forza, diciamo, se vuoi fare un risultato simile, devi per forza costruire su livelli, diciamo, virgolette. Cioè devi andare per velature. Perché comunque una macchia alle volte non ti basta per forza per fare già un colore. Magari ci riesci, cioè, se mescoli bene, metti molto pigmento, magari riesci pure ad avere già il tono di colore che vuoi. Però lì bisogna vedere pure con la carta quanto l'assorbe, insomma, ci sono varie dinamiche. Cosa che invece col digitale tu devi comunque pensare di più, cioè devi starci un po' più dietro e non tanto stare a pensare a mischiare i colori, perché non c'è, non si può fare su Photoshop. O meglio, si può fare se magari fai comunque un tipo di colorazione che magari usi il pennello che mischia i colori con la miscelazione, però in generale se usi un pennello standard non puoi mischiare i colori. Certo. Li mischi con l'opacità, insomma, è tutta una tecnica. E quindi... in realtà poi da... No, dicevo, quindi stavamo parlando di questa evoluzione stilistica, appunto, da questi ritratti sei passato a fare dei personaggi, insomma, più sintetici, più sintetizzati, come si dice, giusto? Oddio, sì, allora in realtà io personalmente sono una persona a cui piace molto esplorare, okay. Cioè pure gli stili, ma anche proprio i soggetti, o anche magari fare cose che una volta parlano di personaggi, magari un'altra volta parlano di animali o... Ecco, spiegaci per esempio l'importanza appunto dell'esplorazione, perché molte persone io vedo che comunque si fissano nella propria comfort zone e non dico che hanno paura di uscirci da quella comfort zone, però non sperimentano tantissimo e non so se riesce a dare questa bellissima risposta all'importanza di sperimentare e cercare sempre... È importantissimo, sperimentare è importantissimo, perché comunque... Se tu rimani, come hai detto tu prima, giustamente, se rimani ingabbiato un po' in quello che già fai, ti può andare bene, perché comunque ci sono artisti che ci hanno campato una vita, ci campano, insomma, se piaci, se c'hai comunque lavoro, lavori lo stesso, pure se fai la stessa cosa, pure se fai soltanto pin-up in bianco e nero, cioè puoi comunque sempre lavorare, divenire dei disegni, non è detto che non lavori. Il problema è più di natura personale, di carattere, perché se sei una persona comunque abituata a studiare, a mettersi in gioco, fare cose, cambiare totalmente, provare tecniche nuove, che è stato uno dei motivi per cui io, tra l'altro, sono passato anche al digitale, perché io durante tutto il studio europeo del design non ho quasi mai fatto nulla in digitale, zero, spaccato, perché l'unico corso che avevamo di Photoshop... Questo lo può confermare pure Gianluca Rolli, che è stato vostro ospite, che abbiamo fatto IED, solo che io andavo un anno avanti a lui. L'unico corso di Photoshop era un corso incentrato sul fotoritocco e basta. Ok. Fine. Quindi diciamo che Photoshop per artisti te lo dovevi fare per conto tuo. O se avevi un'altra scuola, insomma, non era contemplato nel pacchetto formativo. E quindi io in realtà per sperimentare, che ero comunque affascinato dal digitale, vedevo che stava comunque prendendo un sacco piede questi artisti, facevano cose fighissime, e ero curioso e ho iniziato comunque a sperimentarci su, e all'inizio è stato difficile, perché un conto è relazionarsi con un foglio di carta,
ma anche la stessa proprio pressione della matita o del pennello, insomma, è proprio un altro feeling completamente rispetto a quello che è una Cintiq o un tablet in cui tu non hai, come dire, non tocchi la materia, non sai, non, è troppo filtrato, ok? Cioè, è talmente tanto lontano dal tradizionale che all'inizio fai fatica. Lo stesso concetto che vi dicevo prima delle texture, cioè su Photoshop tu devi ragionare sulle texture perché non ce le hai, non hai una tela, non hai le, comunque devi decidere tutto da zero, perché sennò tu hai un foglio bianco, flat, è uno schermo, no? Quindi Aspetta. devi progettare bene quello che vuoi fare. E niente, appunto, mi affascinava, quindi mi sono messo comunque a studiare un sacco, pure lì dal vero, ho cercato comunque di applicare tutto quello che avevo imparato nel tradizionale, e ho cercato di metterlo sul digitale, o comunque di cercare di trovare una sorta di soluzione che mi consentisse di usare tutte le mie conoscenze anche lì, padroneggiando ovviamente il programma, anche se io oltre a come si usano i pennelli, i livelli, eccetera, eccetera, non è che sia proprio un mago di Photoshop, anzi, no, sul serio, sono molto, molto basic. Vabbè, sono il sufficiente, insomma, per poter lavorare, Sì, spesso e volentieri. esatto, ma non, un po' è stato per interesse perché non mi interessava sapere di più la parte quella proprio tecnica del programma, un po' anche perché mi scoccia, perché io sono uno Senti, che. e invece avresti qualche consiglio da dare alle persone che magari stanno iniziando a intraprendere questo percorso dell'arte digitale, ma in generale dell'arte? E se sai per caso consigliare qualche libro, insomma, sulla prospettiva, sui colori, insomma, ovviamente se te li ricordi. Sì, allora, il consiglio innanzitutto è ovviamente fare tanta pratica, ma soprattutto sapere, o comunque sia, cercare di capire dove vuoi arrivare, se vuoi fare, specie nel digitale, se vuoi fare il character designer, se vuoi fare, che tra l'altro non è vero, perché molti si fissano, fanno almeno questo è il mio pensiero, molti si fissano, pensano che no, uno deve avere una skill e basta, si deve specializzare in quello. Perché tanto non trovi lavoro se magari tu sei fortissimo con i character ma sei una pippa con gli environment, se poi vai a fare appunto un contest o vai a mandare il tuo portfolio solo di environment magari non sono tanto buoni, non è che non avrai mai speranza, ce l'hai la speranza, solo che devi cercare di organizzarti in modo tale da poter sviluppare un po' tutto. Ovviamente non potrai mai avere una padronanza totale di tutto quanto, perché è impossibile, cioè Ma non, sì, esi non esiste. Però assolutamente. sicuramente se uno ogni tanto poi dai character va agli environment, poi ripassa un po' dai character, cioè impari molto, soprattutto anche applicando quelle che sono le regole comunque del character design, shape, tutta quella roba lì, se poi la applichi anche sugli environment, gli dai molto più carattere, diventano anche più appetibili, insomma. Il discorso è un po' che uno si deve E la cosa più bella è organizzare. che sai integrare i personaggi nell'environment, perché comunque i character artist spesso e volentieri, quando devono fare uno sfondo, fanno qualcosa di flat, molto, insomma, Non molto. solo, ma poi se io ti chiedo un'illustrazione, poi alla fine dei conti, tu comunque hai sempre solo fatto il character design, ma l'illustrazione c'è cioè il personaggio con uno sfondo, con che fai? Certo, no, assolutamente, È un assolutamente. È per quello casino. che è importante sapere entrambe le cose. Sì, bisogna esplorare un po' tutti i campi. Il fatto del problema del digitale è che appunto ci sta una sta cosa delle categorie, no? Che un po' secondo me è un problema. Perché nell'arte in genere è difficile che tu trovi quelli. Sì, ci sono quelli specializzati, però se uno fa un illustratore che fa per esempio le copertine, per dirti dei fumetti o dei libri, devi comunque fare un po' tutto. Cioè, magari un giorno ti capita di disegnare il personaggio che sta da solo con uno sfondo normale, un'altra volta magari ti capita il personaggio che sta nel deserto, cioè non lo puoi sapere. Quindi devi cercare quantomeno di esplorare un po' tutto. Secondo me un artista dovrebbe in qualche modo esplorare di più, cioè mettersi Essere sul curioso, gioco, semplicemente, sì. cambiare stili, magari se facevi realistico poi passi a una cosa che è completamente l'opposto, magari vai verso un'animazione, poi ritorni sul realistico.
che comunque la crescita avviene soltanto nel momento in cui ti scontri con i problemi che riesci ad affrontare. Certo. Se invece stai sempre a fare le solite cose, comunque in pieno della propria comfort zone, sì, magari imparerai a fare quella cosa lì perfettamente come nessun altro sa fare, però comunque sarai sempre limitato in quella piccola zona del sapere, ecco, senza doversi mai... Sì, però ripeto, secondo me è un po' su diversi piani la questione, perché un po' è il carattere della persona, quanto ti vuoi mettere in gioco, effettivamente, e un po' è anche quelle che sono le tue ambizioni lavorative. Assolutamente, certo. Quindi, ragazzi, continua, scusa. No, non è che c'è appunto una regola madre, non esiste. Però se uno magari sta agli inizi, per dire, e non sa bene dove direzionarsi, o comunque gli piace fare un po' tutto, ben venga che faccia un po' tutto. Allora ti faccio un'altra domanda che è legata strettamente al discorso di prima. Secondo te quanto è importante scegliere uno o più artisti di riferimento, e non dico copiarli, assolutamente no, ma comunque ispirarsi fortemente a questi artisti per poter apprendere più cose possibile, da più linguaggi artistici, insomma? Allora è importante, però pure lì bisogna stare attenti, perché allora, emulare è una cosa che fa bene dal punto di vista tecnico, perché tu capisci comunque una tecnica, capisci come sono dei meccanismi, di come uno, il workflow, chiamiamolo così. Però se tu ti fissi troppo su una determinata strada, come dicevamo anche prima, e non cerchi quantomeno di dare del tuo, che magari quel tuo non è nient'altro che il frutto di un processo di apprendimento che viene da un'altra cosa. Certo, beh, come è normale, cioè, che per sia. Dirti, i personaggetti, questi appunto gli ultimi, tipo questi qua, cioè tutto il fattore delle ombre grafiche, o comunque sia dello stile di ombreggiatura, non sono nient'altro quello che in realtà io facevo pure con le matite. Certo. Cioè, in realtà, e se non sbaglio, in digitale viene chiamato occlusion painting quello lì, no? Quando fai i livelli con moltiplica delle ombre, sarebbe il cel shading, in sostanza. Ah, cel shading, ok, più piatto, insomma, io intendevo una cosa più tridimensionale, sì. Più ok. Sì. Cioè che non c'è. Comunque è paradossale che i tuoi disegni a matita siano uguali, identici per la resa ai digitale, questa cosa è impressionante. Sì. Anche il modo di mettere, tra virgolette, le pennellate, ovvero comunque fare il tratteggio, che lo fai a macchie, non so come dirlo. Perché, ripeto, diciamo che era un approccio che io appunto ho sperimentato molto con quel fumetto di cui vi parlavo, perché volevo raggiungere una sintesi pittorica, però fatto a matita. Quindi il tratteggio comunque in certi punti si unisce molto, tant'è che visto appunto da lontano tipo questa zona qui, quasi non si vede il tratteggio, ma sembra quasi una tinta piatta, no? Ok, sì. Tant'è che un tizio, quando fu tempo fa, quando postai questo disegno qui, un tizio su Instagram scrisse: ah, ma perché non lo fai tutto l'acquarello, scusa? In inglese, ovviamente, non era italiano. Credo che se era italiano stavo già sotto casa sua. Ma perché non lo fai? Ma perché non lo fai tutto l'acquarello? Non fai prima, non ti sbrighi prima? Ma io dico, no? Cioè, se uno fa una cosa in un certo modo, la fa perché la vuole fare in quel modo. Certo. Però che non capisco il senso della polemica inutile. Infatti, vabbè. Si è rivelato che infatti era un tizio veramente un perditempo, quindi classico. Sta scemando. Però non ha capito, non ha senso infatti dire fare una cosa in un certo modo che magari richiama un po' l'acquerello, farlo però con le matite, cioè si fa, se uno la vuole fare la fa. Certo. Perché questo in lontananza comunque sembrava un po' tutta questa zona qui della spalla, anche qui, sembrava quasi che fosse una velatura, poi visto in piccolo ancora di più, su un terreno magari. E quindi, come dicevo prima, ho cercato di adottare lo stesso concetto, cioè di ombre grafiche, di come fare proprio le ombreggiature, come decidere dove si trovavano le macchie, tra virgolette, comunque le zone d'ombra, nello stesso modo con il digitale, cercando di capire con le tecniche di Photoshop, con i livelli, moltiplica, come fare... tutto anche lì, cercando di essere simile.
perché ripeto, io sono abbastanza attaccato al tradizionale, anche se non sembra, perché magari uno va su questo sul profilo e dice, minchia, tutta roba digitale, sì, ce ne sono i disegni, però in sostanza io sono molto attaccato al tradizionale, sia come formazione, ma anche come procedimento. Ma anche come ricerca stilistica. Per esatto. In questo, per esempio, in realtà confesso che ci sono tantissimi punti del tuo percorso artistico, della tua formazione, della tua forma mente rispetto all'arte che mi appartengono. Il fatto di sentire questo attaccamento a dei processi, a dei modi che sono tradizionali e cercare di riproporli nel digitale, perché quel sapore, quella anche un po' nostalgico, se vogliamo, insomma, nei confronti di quel tipo di tecnica che ci ha cresciuto, no? Artisticamente parlando, sì. Tradisce anche tutta una serie di significati che magari usando, che ne so, delle tecniche strettamente digitali e che magari lasciano vedere Photoshop inteso come strumento a sé stante, che non replica quella tecnica o quell'altra, non ha, no? Non che il modo di approcciarsi a Photoshop, per esempio, tutta la colorazione, prendi quel per i fumetti americani, cose di questo tipo, hanno un tipo di colorazione molto digitalosa, no? Sì, sì, sì. Non è che è brutta o che non è, però magari non risente di quella del segno, della pennellata, dello strumento, della texture, di tutti quegli aspetti che probabilmente sono cresciuti con noi e che sentiamo che ci appartengono in qualche modo. Ma poi, ripeto, è anche una questione culturale, cioè con cosa sei cresciuto, se magari appunto sei cresciuto sempre guardando quadri o dipinti. Esatto, esatto. Sono tante cose. Però, ripeto, applicare quei principi su una cosa che in realtà non appartiene al mondo pittorico tradizionale è importante, secondo me, perché ti fa anche riflettere sul metodo. E quindi tu, in quel caso, se riesci a padroneggiare quelle che sono le chiavi di come mettere le ombre, anche sia in modo grafico, in modo pittorico, comunque il concetto proprio di come mettere le ombre, riesci in qualsiasi stile ad avere quel risultato che vuoi. Chiaro. È solo una questione lì, veramente si ritorna soltanto a una questione stilistica, che è una cosa su cui io adesso, infatti, ci sto giocando molto, sto cercando sempre di più di saltare da uno stile all'altro, anche per una questione di lavoro, perché magari così ti entrano anche più possibilità, insomma. Questa è una cosa molto interessante. Quante volte ti è capitato di fuoriuscire del tuo stile, dai tuoi stili, diciamo così, visto che sono comunque molti, di sempre, per fare delle cose completamente distaccate da quello che fai solitamente? Guarda, allora, per farti un esempio, di cui però non vi posso mostrare nulla perché sono delle copertine che sto facendo per la Black Library, che è la casa editrice della Games Workshop, sì. Con loro sostanzialmente sto facendo questa cosa. Siccome queste copertine raffigurano dei personaggi e molte volte questi personaggi non hanno un design già fatto, ma tipo me lo descrivono a voce, comunque sia, mi danno un'impressione o mi mandano addirittura anche i modellini delle statue, che era la Games Workshop, quindi Warhammer. Hanno tutto quel loro lore di statuette, eccetera, eccetera. Io, per prima di approcciarmi all'illustrazione, che poi diventerà una cosa comunque dipinta in questi stili, comunque, cioè roba così, farvi capire, no? Però all'inizio io mi faccio uno studio del character che è così. Ok. E lo mando all'art director. E l'art director, comunque, che rimane, cioè, lui gli sta bene, non mi dice, ah, ma questo è cartone, no, non mi interessa. Lui guarda il design, cioè, quindi che armatura ha, che vestito ha, insomma, tutti quegli elementi che poi vanno a caratterizzare l'illustrazione. Però, se prendi questo e questo qui, sono due cose completamente di stile, cioè, non c'entra nulla. Assolutamente. Però, in termini di lavoro, possono comunque convivere, senza problemi. E invece di fare delle esperienze proprio negli ambiti diversi, non so, come per esempio texturizzazione, modellazione, ti è mai capitato? 3D stiamo parlando? Sì, 3D, sì. No, 3D l'unica cosa che infatti ancora non ho mai, a cui non mi sono mai approcciato finora, il 3D. Mi piacerebbe molto, perché io mi ricordo quando... Ma te la cavi molto bene con la tridimensionalità, ecco, anche senza 3D, sempre quello, però... No, però il fatto di scultura digitale... Mm-hmm.
perché io mi ricordo quando ho finito che ho lavorato dai ragazzi da Frame by Frame, dei ragazzi invisibili, e stavo nel reparto 3D, cioè io stavo praticamente, condividevo la mia scrivania vicino a tutti gli altri ragazzi che lavoravano con 3D o facevano VFX, Houdini, tutte quelle robe da cinema. E io vedevo pure quando scolpivano le cose che era bello, cioè comunque da provare. Poi ZBrush l'ho provato pure una volta, ma oltre quella non è che mi ci sono cementato oltre. E mi era piaciuto, cioè anche proprio come il concetto di scolpire una cosa in 3D, cioè era bello. Però a livello di lavoro non ci sono mai buttato, perché non ne ho in realtà l'interesse adesso. Magari più in là. Senti, io comunque vedo che nel tuo portfolio di ArtStation ci sono tantissimi character. Come ti approcci al character design? Quali sono le fasi essenziali che tu fai prima prima di fare il character? Allora, dipende che natura ha il character, cioè perché cos'è, se per un lavoro, se ha già... Facciamo per te. Ma per me allora andiamo qui. Un personaggio completamente originale. Che era quello che volevo proporre per la live. Ok. Diciamo che all'inizio c'è la fase di esplorazione, comunque di gesture. Io in realtà avevo già in mente cosa fare in questo caso, quindi non c'è stata tanta esplorazione. Mm-hmm. Però comunque la fase iniziale è un po' la fase esplorativa, quella che magari provi con... Sì, parlaci un po' di questa fase. Fare la gesture, comunque sia una composizione, perché poi è una cosa che io sto cercando in tutti i modi ultimamente di fare con i character, e non fare il character che sta così come si fanno con i lavori proprio di concept per i film, che fanno il character visto frontale, braccia aperte, adesso... Sì, la tiposa, quella tipo classica. No, l'uomo vitruviano. Animation ready. Esatto. Quello non mi piace, quindi sto cercando il più possibile, anche magari con una cosa standard e non dinamica, come in questo caso, anche se è una cosa standard, cercare di raccontare un po' il personaggio. Ok. Cioè cercare quantomeno di capire chi è, che cosa fa... Ecco, questa è una cosa molto importante. Appunto, le domande che tu ti fai prima di fare un character design, quali sono le domande generiche, ovviamente, senza andare nello specifico? Per esempio, tu fai chi è questo personaggio e rispondi a questa domanda, ok? Poi magari cosa fa questo personaggio, che razza è, eccetera, tipo, eccetera. Allora, per questo, per qui, avevo in mente, volevo fare un character grosso, ma grosso, proprio grosso, enorme, che spaccava tutto e si portava dietro due scimmiette. Una cosa stupidissima, niente di che. E però questo personaggio volevo che fosse uno che si vede che è un po' uno che gli piace mangiare. E infatti, se tu vedi dietro, c'era tipo questo portachiavi che è un hamburger. Questo però l'ho dovuto fare al contrario, perché avevo paura che magari mi rompevano le scarpe. Il simbolo della Coca-Cola è al contrario. Certo. Perché magari ti possono rompere le balle. Pure qui una fetta di pizza. Insomma... Puoi anche mischiare un po' le cose un po' più stupide al personaggio, cercare di raccontarlo però in maniera anche divertente. Mm-hmm. Non per forza che deve tenere la spada super figa, medievale. Può essere anche una cosa stupida, può essere anche un simbolo. Certo. Può essere anche una cosa... O la scimmia che fa vedere il dito medio, bellissimo. La scimmia, sì, capito. Con le freccette che indicano attenti. Ma queste sono le cose belle del character design, quando noti questi particolari ti fai una risata dopo, bellissimo. Sì, cioè per me il character, io sto cercando sempre di più di andare verso questo stile, cioè cercare quantomeno di raccontare molto, anche perché comunque raccontando tu incuriosisci la persona. Mm-hmm. Ed è una cosa che sul personale, cioè, se sono cose per fatti tuoi, le fai alla grande, perché comunque ti crei tutto tu. Cioè, ricreare magari un background del personaggio, tutto quanto. Se c'hai comunque invece a che fare con un lavoro, e in questo lavoro ti commissionano un character, e questo character comunque deve avere delle funzionalità proprio 3D, quindi magari deve avere dei materiali, eccetera, a quel punto non ti serve neanche troppo stare a fare un discorso di storytelling, perché alla produzione quello che gli frega è capire come fare il design di quel materiale. Certo. Se invece tu devi vendere un prodotto, quindi devi vendere anche una storia, devi fare un pitch, allora sì, hai bisogno dello storytelling, perché la persona deve essere incuriosita e deve dire io voglio sapere di più di questo personaggio. Che tra l'altro è una delle cose che mi sta capitando sempre più spesso, pure su Instagram magari la gente mi chiede ma che storia c'ha sto personaggio, me la racconti un po'.
Secondo te qual è l'importanza, appunto, che la storia, ovvero il background del personaggio, si vede direttamente nel personaggio stesso e non da una descrizione affiancata di... Esatto, è importante perché secondo me se tu sai già comunicare così, diciamo, riesci già ad avere quello step proprio immediato. Cioè, certo. Se tu vai da un art director, gli dici, senti, voglio fare un film su sta cosa. Lui basta che vede il character. Ok. E magari è molto più d'impatto. D'impatto sì, perché non servono le parole. Certo, è della cosa importante. Però, dove è contestualizzato, in che epoca, cioè magari lui è un vampiro che sono 1000 anni che vivo, infatti qua non si vede pochissimo, però cioè, avevo fatto la foto di lui da bambino con i genitori, e i genitori avevano comunque il cappotto un po' medievale, anche la cornice stessa è un po' old school, bellissimo. Però a fianco c'è l'iPhone, le cuffie, le chiavi, la rivista Vamp, cioè capito, però sono elementi che ti raccontano, comunque te lo, anche lui come vestito, cioè ti raccontano anche l'epoca, tutto quello che è un po' il personaggio, senza stare a dire lì, per dirti in una riunione, ah, ma questo è il personaggio che vive in quest'epoca, cioè, al director praticamente sta a dormire. Cioè, quando certo, inizia a raccontare, già... Geniale quello della cornice. Già l'hai mandato proprio nel mondo dei sogni. Ecco, questo è molto, molto importante. Però appunto, purtroppo, c'è da dire che per lavoro, cioè quando devi fare delle cose per un cliente, questa cosa non sempre è possibile farla, no? Proprio per il fatto che magari ti stanno chiedendo dei concept per il 3D e quindi che tu voglia o meno, a loro serve una certa cosa. Quindi, che ne so, ti dice, ah, guarda, sì, figo se me li metti tutti in posa, ma tanto a me non serve perché voglio vedere 10 iterazioni del personaggio nella stessa posa per vedere gli ingombri, perché poi lo devo passare al 3D artist che della posa non gliene frega una mazza. Esatto, sì. Cioè, alla fine non hai... Dipende, ripeto, dipende tutto da che lavoro è, sì. da chi è l'art director, quanto ne capisce, insomma. Pure lì è un discorso un po' vario, cioè dipende sì. da tanti fattori. Però dipende se i concept hanno finalità di produzione o hanno finalità artistiche. Esatto, perché o di esplorazione. Come ho detto giustamente prima, se devi vendere, non mi puoi vendere il, come dire, l'uomo vitruviano, perché può essere pure fatto bene, bellissimo, cioè, però non è accattivante. Ok, allora, è una cosa che pure sto cercando di fare con tutto le cose che sto facendo con i materiali, gli studi, tra l'altro è una cosa che mi sono un attimo fermato per motivi di lavoro, ma è una cosa che voglio riprendere, che è un po' lo stesso principio, cercare di applicare comunque una cosa che è lo studio dei materiali, però cercare di finalizzarla in un modo che sia divertente, ma anche che serva a qualcosa. Certo. Cioè che comunque riesci anche a sviluppare, no, è classico esercizio di copia da foto fine sì, no, lì poi comunque vai a toccare quello che è il character design, che è comunque le pose, la storytelling, cioè insomma stiamo sempre comunque in quel discorso di se non riesce a plasmare il tutto e a personalizzare, a essere padrone proprio della tecnica, ma anche di come usare la tecnica, puoi fare un po' quello che ti pare. Io secondo me, ad esempio, questo è un ottimo esempio di un discorso che a me è molto caro, cioè il cercare di trovare il modo di divertirsi mentre si studia. Cioè, ad esempio, no, la cosa che... appunto sullo studio dei materiali, anche a livello solo ed esclusivamente emotivo di quanto ti diverti, cioè puoi mettere a disegnare un broccolo da una foto o fare il golem di broccoli, cioè nel senso hai due cose che messa una di fianco all'altra, cioè non regge il confronto, nessuno ti dice che tu non possa fare il golem di broccoli se stai cercando di studiare i broccoli, però ripassati o non, perché potrebbe, dipende, perché poi c'è il golem di broccoli ripassati che ha un grado sfida ancora più alto. Esatto, sì. Esatto, più punti. Esatto. No, ma è così, infatti devi mettere in gioco, devi capire pure quale tipo di materiale vuoi fare. No, ma il punto è
quanto tu cerchi di ripeto, di metterti cioè, se sei tipo come me, che io veramente studi dalle foto, ma anche dal vero, un sacco dal vero, ne ho fatti veramente tantissimi, cioè, ma proprio tanti, sia in digitale che in tradizionale. E a un certo punto sono arrivato proprio al fatto di dire che non mandava quasi più di farlo. E allora mi sono detto, però aspetta, mi serve, perché comunque è una cosa che mi serve e mi servirà sempre. Quindi devo trovare un escamotage per farmelo piacere e non annoiarmi quando sto a fare lì, capito, lo still life. Cioè che veramente ti senti invecchiare, proprio ti senti, no? Sì, sì. Tipo Interstellar. Praticamente entra un amico, ti trova vecchio, sei morto, cioè 20 anni in più. A proposito sulle cose divertenti, ti è arrivata una domanda che ti fa Alessandro Emanuele. Allora, quanto hai urlato quanto Craig Mullins, accorgendo i tuoi compiti nel suo corso di Schoolism, ti ha detto praticamente: Mauro, sei meglio te, non c'è niente da insegnarti. Ma non è vero. Vabbè, a parte, sì, no, ha detto tipo la prima lezione. Allora, bene, la prima proprio. C'è da dire una cosa. Praticamente ho fatto questo corso con Craig Mullins su Schoolism, che adesso sta andando tantissimo, pure Schoolism lo pubblicizzano un sacco. È un corso in cui lui praticamente fa delle lezioni sul digital painting, ed è un corso molto base, ma base nel senso, non prendetelo come termine riduttivo, base nel senso che va dritto proprio ai principi, quelli che sono comunque il colore, values, tutto quanto. Lui però, che cosa ha fatto per esempio con me? Mi ha detto: guarda, a questo punto, siccome, ma io stesso in realtà già l'avevo capito che il corso andava in quella direzione lì, però con lui volevo cercare di fare una cosa più personalizzata. E infatti gli ho mandato per tutto il corso e lui era d'accordo senza problemi, tutta roba completamente inventata, o magari erano delle fan art, comunque insomma roba che non erano cose che già padroneggiavo, tipo ritratti, perché molta gente poi nel corso ha fatto ritratti, paesaggi, cioè, insomma, era molto vincolato dallo studio sulla foto, il corso. E lui ti faceva vedere quelli che erano le sue meccaniche, come lui si approcciava. Però io non volevo fare quello. E lui stesso mi ha detto: guarda, per favore non lo fare, perché sennò io veramente non so che dirti. Cioè, non saprei, stai a perdere tu soldi e tempo insieme, perché cioè, se non ti serve, già ne fai a miliardi di studi alle foto. Che lo fai a fare pure con me, quindi cerchiamo di fare una cosa che ti serva, ti aiuti. E io l'ho apprezzato molto, perché comunque lui poteva pure benissimo dire: guarda, mandami quello che ti pare, oppure no, fai solo io ti correggo solo gli studi, perché questo è il format della classe. Invece è stato gentilissimo, mi ha detto: guarda, cerchiamo insieme di trovare un modo per farti imparare, o comunque sia di migliorare ancora di più. E in effetti a me mi ha aiutato, cioè il corso comunque mi ha dato una cifra. Ho detto proprio una cosa alla romana che mi appartiene, però insomma mi ha aiutato molto perché ho capito anche dov'è che alle volte sbagliavo, comunque sia dov'è che avevo ancora da studiare, da mettermi in gioco. Tipo questa la feci durante queste tre le ho fatte durante il corso suo, queste tre illustrazioni, questa pure, vabbè scusa per questo. Questa volta l'abbiamo fatta con il giorno completo. Questa, che tra l'altro avevo preso spunto da una foto che lui aveva messo di una, che era una piazza, tipo, era una piazza tutta con la nebbia, cioè non era così, c'era tipo una piazza con una nebbia, non si vedeva quasi niente. E lui diceva: se volete prendete delle foto, ispiratevi o rifatele. E io avevo preso quella foto lì, però ho voluto fare una cosa che si distaccava, cercare di creare invece un'altra cosa, un altro design, pure questa. Infatti qua mi aveva dato un sacco di consigli su qua, che dovevo completamente togliere tutto questo contrasto forte, farlo tutto più sul rosso. Cioè comunque è Craig Mullins, cioè stiamo parlando di uno che è veramente non so come definirlo, perché lui è veramente forte. Poi sulla chat di Discord, perché noi avevamo una chat privata tutti insieme con gli altri alunni, lui ogni tanto metteva i suoi sketch, le sue scurecce, metteva queste cosine, che tu rimanevi lì, 118 col telefono. Uno sketch fatto in un'ora, e tu vai in totale depressione. No. Senti, io propongo di tornare al disegno, così ci fai vedere qualche tuo trucchetto
Intanto, no, se... allora, dicevamo che praticamente l'elaborazione è tipo di un character, così. In teoria io parto molto da un'esplorazione gestuale, ma in questo caso, ripeto, come ho detto prima, ho già più o meno in mente cosa fare, c'è una figura, non dietro una morena. E quindi avevo già in mente come fare proprio la composizione, cioè nella testa già avevo comunque in mente proprio le curve, le linee, e infatti comunque diciamo che la gesture è abbastanza diretta, cioè una linea per indicare il busto, le gambe, anche la murena. Dopodiché passo comunque alla line art. No, aspettate che infatti avevo che fossero già che espressione creepy che ha. Aspetta, troppo bello. Non staccato la luce. Ok. Esatto, questo è il line art. Quindi praticamente io prendo il livello di prima della gesture, lo abbasso, tipo qua stava al 46, e poi faccio un clean up, fondamentalmente. Faccio il clean up e quindi viene fuori un disegno più pulito, definitivo, che poi userò per appunto elaborarci sopra le ombre, la colorazione, eccetera, eccetera. E appunto io prima parto con una maschera, in genere. Ok. In questo caso ho fatto sia una maschera per lei che per la murena. Così che io, prendo control, non so, sapete meglio di me, ho già la selezione fatta. Perfetto. Così non devo stare poi dopo a pulire i contorni, eccetera, eccetera. Dopodiché comincio con il local color. Il local color che praticamente non è nient'altro che il colore base. Qui in realtà poi ho giocato anche un po' con le texture, che io tendo anche quando sto in fase di local color a mettere anche un po' di texture o di sporcare un po'. Ok, per non renderlo del tutto, insomma, piatto, diciamo così. Sì, 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 ma poi dipende anche da cosa sto raffigurando, perché a lei magari non c'è bisogno, perché comunque la pelle è un tipo di materiale che c'ha un tipo di colorazione, mentre la murena comunque sia, è un po' più, c'ha già una texture sua con la pelle, ma anche queste macchie. E quindi ho cercato di più di mettere un po' di varietà, anche per staccare un po' il personaggio dalla murena, ho messo appunto questa texture. E poi parto con le ombre, che ancora non ho fatto e che faremo insieme, se vi va. Certo, così che vediamo un po', così vediamo un po', diciamo, il procedimento. Allora, per le ombre il concetto è questo, che io cerco sempre di prendere, innanzitutto, questi sono altri pennelli che ho, alcuni sono sempre di Kolesov, tipo questi, che mi piacciono molto, sono molto belli anche come presa delle texture, tipo questo. Poi anche questo, ne sono molti molto carini. Questo pure è molto figo, quasi pittorico, quasi l'idea di quello di pittura. Sì, è molto bello, sì. Molto anche grafico, cioè riesci quasi a fare già un gioco di ombre e luci pittorico. Vabbè, e insomma, in genere per le ombre metto il livello in moltiplica, il livello sta ovviamente sotto la line art e sopra la local color. Tra l'altro qui devo sperimentare un po' con la tua tatuaggio, ma poi vedremo. Cosa succede? Allora, livello ombre in moltiplica, mi riprendo anche la selezione magari, così non ho problemi dopo a ripulire, che se io, se vi faccio vedere, se io andassi direttamente... Se io andassi direttamente col pennello senza selezione, succede che ovviamente sborda e quindi poi devi stare a pulire, non ha senso. Quindi oppure se uno si può bloccare anche. No,
Sì, lo puoi anche bloccare. Mm-hmm. E quindi parto fare subito. Una maschera di livello. Sì. Fai una maschera. Aspetta. E poi con un colore che appunto uno si sceglie. In genere io tendo sempre a usare un colore abbastanza sul neutro, non troppo saturo, però una via di mezzo, diciamo, tra il saturo e il desaturato. Okay. Non è né grigio, perché poi grigio comunque è un po' è morto, soprattutto per una pelle, cioè è bruttino, a me non piace. Mentre invece se gli dai comunque un po' una tinta, anche un po' più sul rosso, riesci comunque a... La rende più vivace. Sì, sì, gli dai un po' più di colore. E quindi riesci comunque ad avere un po' più di calore anche con la tinta piatta. Poi vedi, in questa fase vado abbastanza tranquillo, cioè non mi pongo neanche troppo il problema, perché alla fine tu puoi anche cancellare dopo, quindi non mi sto troppo a fare il problema di essere preciso, cioè vado anche, esploro anche, se magari mi piace fare un tipo di ombreggiatura qui, e poi magari voglio levare un pezzo, lo levo, poi ci ritorno, insomma, non è sempre uguale il procedimento, molte volte vado subito, diretto, quindi so già che magari faccio ta-ta, e ho già le ombre, magari no, magari ci devo perdere un po' più di tempo. Però in genere il procedimento è questo, in sostanza, in questa fase. Dopodiché, una volta che ho finito di fare tutte le ombreggiature, cioè di mettere comunque le ombre grafiche, se mi va, posso anche sfumarle, oppure lasciarle anche appunto in cel shading, posso anche sfumarle verso la luce e cercare di ottenere una morbidezza più pittorica. Ok, quindi non usi nessun tipo di sfumino? No, no, no. Ok, vai no, di sfumino, no. Pennello. Sì, con l'opacità abbassata. Adesso finiamo di mettere le ombre. E poi dopo un'altra cosa che faccio, che adesso preferisco di mettere le ombre, è creare un altro livello su cui poi metto una bounce light che viene magari da una luce secondaria che viene da un'altra parte o magari che proviene dall'oro, insomma una luce riflessa. Ok. Per dare anche un po' più di varietà comunque al personaggio. Mauro, che strumenti usi quando fai la line art? Una tavoletta normale o una di quelle a schermo? No, io ho una Cintiq qui in studio che è una 27 pollici, quella proprio big, anche se in realtà ho visto che adesso è uscita quella ancora più big. Quella sì, più... che già la 27 è gigante, la 32 capito? Non... Sì, 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 no, è quella che una volta finito di disegnare ci metti le lenzuola e ci dormi. No, la 32 ti serve veramente un altro po', come si chiama? L'ascensore, quello che usano i pittori quando mettono la pubblicità sì. Sui palazzi, no? Con rullo, con rullo. Cioè, fare un segno sulla 32 non lo so, veramente con... Oh. Non l'ho mai usata io, sinceramente, quindi non so come il feeling, magari è pure figo, c'è uno schermo bello enorme, che un po' il problema del digitale è l'interfaccia. Photoshop diciamo che è un po' una via di mezzo, cioè c'hai comunque tutte le aree che magari ti puoi personalizzare, le puoi levare, mettere, però in generale è un po' ingombrante. Cioè non è tipo, non è come Procreate, non so se l'avete mai usato, perché uso anche l'iPad Pro per fare sketch, studi. E Procreate è un programma che è molto più pulito rispetto a Photoshop, perché diciamo, la finestra è molto più semplice, minimale, ma anche proprio i controlli, cioè c'hai a sinistra comunque il controllo per aumentare lo zoom del pennello, col touch, cioè tutto proprio istantaneo. Difficilmente tu fai questo o questo. Per esempio, io per risolvere questa cosa dell'aumenta le dimensioni del pennello o riduci, uso degli shortcuts.
anche, però appunto ecco, comunque sono cose che tu devi creare, mentre quel programma c'ha tutto già settato. Cioè, veramente, ripeto, non so se l'avete provato, ma è molto... Sì, l'interfaccia a me piace molto. Cioè, se Photoshop facesse una cosa simile, per i disegnatori secondo me sarebbe veramente bello. Anche se, comunque, l'interfaccia di Photoshop c'ha il suo perché, le finestre tenute in un certo modo, comunque ti aiutano, pure il navigatore, per esempio, è una cosa molto bella. Magari non in questo caso, però se stai facendo un'illustrazione grossa, riesci comunque ad avere un thumbnail... Cioè, Photoshop, comunque lavorativamente parlando, è ottimo. Cioè, è veramente un ottimo programma. L'unica cosa, come la vedo io, dovrebbero un attimo migliorare le cose per i disegnatori. Perché rimane comunque un programma abbastanza... per tanti mestieri. Cioè, per un grafico, per un fotografo... E infatti, ma... diciamo, è un programma che va personalizzato. Esatto, è un programma personalizzato. Ma infatti, come dicevo, tra gli shortcuts, tra decidere quali finestre tenere aperte, quali... Io, per esempio, ho molti giovani ragazzi che seguo, magari chiedo, ma voi usate Photoshop normalmente? Ma sì, poi vedo magari, che ne so, c'hanno uno schermetto piccolo da... e c'hanno 8.000 finestre aperte e c'hanno un'area di lavoro... 10 centimetri per 5, no? Sì. Diventa... E invece ci sono molte cose che sono assolutamente inutili. Esatto, ma poi dipende anche su che superficie lavori. Cioè, io, per esempio, comunque con la Cintiq grande riesco comunque ad avere una bella panoramica. Però tu immagina già una cosa del genere, tra l'altro in verticale, fatta su una 13 pollici, inizi ad avere un po' di problemi. Nel senso che comunque devi zoomare molto, stai sempre a zoomare. Mm-hmm. Cioè non è comodissimo. Se invece fai comunque cose che si sviluppano tutte in orizzontale, magari fai environment, fai cose, illustrazioni in orizzontale, va bene, cioè nel senso ti ritrovi alla grande pure con una 13. Però appunto, oppure se hai per esempio una 22, mi pare che la 22 la puoi ruotare addirittura, okay. Se non erro, che è una cosa molto, secondo me, io non ce l'ho mai avuta la 22. Però secondo me è una bella cosa questa, cioè che tu puoi ruotare lo schermo, perché alla fine pure col foglio, se uno è abituato a ruotare il foglio, lo ruota anche con lo schermo, cioè se hai la possibilità di ruotare lo schermo come se fosse un foglio, diventa ancora più, il feeling diventa ancora più immediato come con la carta. Poi dipende da ognuno di noi, ognuno ha il suo metodo, il suo stile. Io per esempio con la Intuos ci ho lavorato pochissimo, perché non riesco a trovare quel feeling, è troppo finzione, come dire, non mi piace. Magari ci riesco a lavorare, però faccio più fatica che con una Cintiq, su cui mi metto a disegnare direttamente, non ho paletti, insomma. Invece con la Intuos mi rimane un po' più scomodo. Però è un ottimo strumento anche quello, cioè, tutte le cose Wacom con i loro pro e contro comunque sono oggetti professionali. Poi vedremo, a parte tutta la questione driver, ogni tanto lo zombie del driver ritorna, che smette di funzionare la Cintiq, non capisci perché, chiami l'assistenza... Ma lei deve disattivare tutto, lei deve ristallare tutto, deve cancellare i vecchi driver del 1980, li deve levare tutti. Ma non li ha ancora levati, ma che stai a fare? Oh. Ma lei ancora non ha aggiornato, no, ma no, ma lei ha scaricato l'ultimo aggiornamento, ma l'ultimo aggiornamento non funziona. Ma chi gliel'ha detto? Scrivimelo, cioè tu mi fai una capoccia così, che su Windows ogni volta che c'è un aggiornamento ti arriva, devi aggiornare, hai aggiornato l'ultimo aggiornamento... è uscito l'ultimo aggiornamento Wacom, che fai, non aggiorni? Dici, vabbè, oh, mi fido, cacchio, la Wacom. Cioè, in teoria, non diventa... Lo saprà. Poi hai il problema, chiami, dici, ma no, ma l'ultimo non funziona bene. Ma come non funziona bene? No, devi installare quello vecchio. Che poi neanche a dire quello l'ultimo, devi andare a vedere quello di... la versione... Vabbè, lasciamo stare. La 4.1.6.4 del 25 dicembre 2016, quella funziona. Capito? Deve fare un downgrade, però attenzione che poi deve disinstallare anche il drive dei drive. Quello, esatto, cioè tu devi completare una pulizia, cioè formatta, fai prima.
Sì, sì. Senta, ricompri il computer, va. Capito. Una roba... Oppure ti dicono, una volta mi era capitato, con questa, con la 27, che... Ah, no, no, ma lei, guardi che non siamo noi, lei deve contattare l'Adobe, perché è Photoshop il problema. Ma come Photoshop? Perché, allora, spiego, la Cintiq 27 ha un telecomando che... diciamo funge da shortcut, c'hai tutta una serie di shortcut che appunto puoi fare questo, zoomare, zoomare avanti, indietro, pennello, insomma te lo personalizzi, sono shortcut, formato telecomando, perché giustamente la 27 pollici vuoi mettere ad avere sui lati tutte le i pulsanti, cioè ti viene un crampo proprio all'istante ogni volta, e sulla 27 non sarà da meno, sulla 32 scusate. Quindi questo telecomando serve in teoria ad agevolare la distanza tra il braccio e i comandi. Soltanto che il problema di questo telecomando, che è Bluetooth, è ogni tanto scapoccia. Ovvero a me ogni tanto mi scapoccia. E secondo quelli della Wacom non è il telecomando, ma è Adobe. Allora tu che fai? Mandi una mail ad Adobe, gli dici, senti, ma io c'ho questa cosa con... questo conflitto che si crea tra il telecomando, e quindi Adobe ti rispondono e ti dicono, ma guardi, secondo me deve sentire Wacom Center, assistenza. Ma come, ho sentito prima, ho detto da voi, insomma, è un po' scaricabarile. Ha portato dallo psicologo dei problemi, esatto, no? Ma perché gli ha fatto una carezza, sono dei conflitti. Gli ha fatto una carezza, lo tratta bene, lo lava, lo pulisce tutti i giorni, però quello si incazza, è un tamagotchi, cioè ci devi stare appresso. Mi raccomando, solo il tacchino, che il pollo gli fa male, Ha fatto il ruttino. E quindi, capito, uno oltre ad avere tutte le cose che deve stare a pensare, comunque al disegno, la prospettiva, la figura, l'anatomia, poi devi stare pure a pensare ai driver, cioè di diventare anche un informatico. Cioè adesso l'artista digitale deve anche avere un minimo di conoscenza informatica, che sennò sei fregato. Sostanzialmente e vogliono parlare anche quando non funziona la parte dura del computer. Vabbè, sì, diciamo per lì proprio, vabbè, siamo di pomeriggio, ci sono i bambini, quindi è meglio cominciare questo discorso. Io non parlare. No, i Robard, ecco. Comunque però vediamo se ci sono. È una cosa bella. Ci sono un bel po' di domande da parte dei chi è? Ragazzi. Oh, 5 euro a domanda, io ancora io vado, mi lancio. 5 euro a domanda, 5 euro a domanda. Purtroppo per adesso non c'è da qui, così almeno. Tutto a conto di Luca. Allora, leggendo. Qui, per esempio, Alice dice quali sono stati i consigli che Mullins ti ha dato, quelli che ti sono serviti di più? Mullins mi ha detto di fare molta più roba inventata, e di principalmente questo, cioè di sfruttare molto di più l'immaginazione e staccarmi il più possibile dalle reference. Cercare di estrapolare il più possibile dalla reference, però chiuderla tipo 2 minuti dopo. Cioè nel senso non la guardare più. Cerca di fare il più possibile senza guardare i riferimenti, e così ti accorgi anche delle lacune che hai, e poi andare a ripassare, e poi comunque riesci ad avere... diciamo più sotto controllo quelle che sono le lacune, magari non padroneggi ancora bene, che ne so, l'atmosfera, come gestire le atmosfere in primo piano, in secondo piano, che è una cosa molto complessa, come gestire la differenza di colorazione tra appunto un'atmosfera che sta in primo piano con una densità di aria, insomma tutte cose che alla fine, se uno studia, le riesce a padroneggiare, fai tante cose davvero, molti paesaggi, però poi devi anche riuscire ad applicarle quando stai inventando qualcosa. Quando inventi, comunque, devi ancora di più fare affidamento su quelle che sono le tue conoscenze. L'anatomia, tipo io qui comunque, a parte la murena, ma non tanto per il gesto, ma per le macchie e la texture, questa è tutta roba inventata. Cioè non ho preso niente di riferimento, perché appunto... comunque io mi voglio mettere in gioco, voglio cercare di... magari a volte sbaglio pure, ci sono ogni tanto la mia, ci sono degli errori, magari hai fatto una cosa che è un po' storta, prospettiva, tutto quello che ti pare, però intanto me ne accorgo e so dove andare a riparare la prossima volta, oppure fare più attenzione.
magari la prossima volta faccio più attenzione a, a mettere in prospettiva il personaggio, a cercare di crearmi i punti di fuga, eccetera, eccetera. Questo principalmente è stato molto un coach, Greg, durante il corso. Cioè mi ha detto, mi ha dato un po' di pillole, un po' di pillole di saggezza. Mi ha detto, ah, su... Tipo, per esempio, gli ho dato anche molte scene notturne durante il corso, perché sono cose che non dipingo spesso. Scene notturne di notte, sia in città o in un bosco, eccetera, eccetera. E lui, infatti, lì mi ha dato diversi consigli, mi ha detto come gestire proprio i valori, una scena notturna che uno pensa di notte, è tutto buio. Infatti lui stesso diceva, può sembrare semplice, perché dice, cazzo, è tutto nero, vai. Cioè, vai tutto... Invece. E invece no. Cioè, invece, comunque, per esempio, lui mi ha detto, guarda, se ti vai a vedere le foto, mi pare in HDR, fatte di notte, quindi si vedono molti più colori, magari riesce a trovare un metodo che sia meno aggressivo, quindi con meno neri, meno scuri, ma cercare di dare anche più colore. Comunque una scena notturna che tu dici, ma come faccio io a dare più colore a una scena di notte col buio? Eppure si può fare. Perché in realtà il colore, che è quella che diciamo l'aspetto più, non dico importante, ma più accattivante dell'illustrazione, il colore, in realtà si basa molto su quelli che sono i valori. Cioè, se i valori di un'immagine funzionano, veramente ci puoi mettere qualsiasi tipo di colore. Lì subentrano i gusti, come la vedo io. Tu puoi fare un'immagine a un colore, 2, 3, 10, se ti sei padroneggiato, tutti quelli che vuoi. Però ci sono delle, diciamo, dei principi che devi rispettare, ovvero quelli dei valori, di come impostare i valori, di come creare una composizione con i valori, chiaroscuri, dove mettere il centro dell'attenzione. E se la cosa funziona in bianco e nero, poi funzionerà sempre. Cioè, comunque il bianco e nero è importante da questo punto di vista. Cioè, se riesci a padroneggiare le ombre, veramente puoi fare un po' quello che vuoi. Il colore, non voglio dire che è secondario, perché comunque il colore comunica tantissimo. Se non ci fosse il colore, cioè, molte immagini veramente perderebbero tanto. Però alle volte un'immagine comunica tantissimo anche senza colore. Molte immagini anche desaturate, smorte, che magari vogliono comunicare una cosa, lo fanno benissimo, perché comunque i valori funzionano e c'è tutto quanto. La prospettiva funziona, il disegno funziona, c'è tutto. Cioè, quelle sono le basi importanti. Poi il colore... uno veramente se la può giocare come vuole. Certo, cioè, poi dipende che cosa devi comunicare. È chiaro che lavorare con un range ridotto a livello cromatico, o lavorando su bassi contrasti e cose di questo tipo, oppure puoi lavorare, per esempio, che ne so, su le nuance, quindi vibrazioni di cromatica, insomma, creano tutta una serie di effetti e di sensazioni che stratificano un'opera e la fanno funzionare a più livelli, insomma. Ecco. Eh sì, perché comunque devi saper gestirti tutta la composizione dell'immagine, che non riguarda soltanto dove metto gli oggetti, cioè un oggetto lo metto qui, uno qui, no, è anche proprio i valori, anche dove mettere le ombre e le luci importanti che rende quella che è l'immagine finale. Invece c'è una domanda che non ha nulla a che fare con gli aspetti tecnici. Comunque, dico un attimo una cosa, scusate se quando parlo magari mi interrompo con il disegno, ma io non riesco tanto bene a parlare. Il tasking va fino a un certo punto. Sì, no, mi è abbastanza difficile, la skill che sto cercando di ottenere, ma è difficile. Io pure sono così, cioè, divento autistico quando disegno, certe volte... Sì, perché sennò quello parla, ho detto una serie di rispondo con lei. Esatto, magari dico una serie di cavolate incredibili, perché non ci sto manco a pensare. Vai. No, dicevo, poi magari soprattutto in fase di progettazione, quando compi delle scelte, no? E il cervello è attivo nella direzione della progettazione dell'immagine, secondo me è più difficile riuscire ad essere multitasking. Quando magari invece sei in fase finale, quindi sei in fase di completamento, no? In cui dai delle pennellate così molto, molto yep, magari lì puoi partecipare di più, ecco. Sì. Comunque, dicevo, c'è uno dei ragazzi che ci seguono, Julio, che ci scrive... Come? Scusa, non ho sentito il nome. Julio. Ok. Julio Reina. Ah, Julio. Ah, Julio, come no? Ok. Ci fa una domanda rispetto invece a quello che
che è il mondo della, come dire, della, del marketing che deve seguire un artista per riuscire a farsi notare all'interno, insomma, un po' dei grandi canali, ecco. Tu quali usi, come li hai usati, quanto tempo dedichi? I social, allora, purtroppo e anche per fortuna sono una lama a doppio taglio, nel senso che social oggi è importante perché la cultura lavorativa di oggi si fonda molto sul social, ma anche su come tu ti poni nel social, non tanto se rispondi con me, non quelle cavolate, ma come ti poni nel senso di cosa pubblichi. Cioè, se hai un account Instagram dove metti la foto della colazione e poi ci metti lo sketch, cioè, magari uno, un art director, si fa un'opinione. Invece se tu c'hai un profilo dedicato solo al lavoro, un art director si fa un altro tipo di opinione. Un'altra cosa importante è crearsi un portfolio. Per esempio ArtStation, che secondo me è una grandissima cosa, perché ti offre la possibilità anche gratuitamente, anzi in realtà nasce gratuitamente, poi uno si può personalizzare, io ancora non lo faccio e dovrei farlo, dietro pagamento ti puoi personalizzare il sito, puoi fare tutta una serie di migliorie anche a livello mediatico, e per arrivare in sostanza ad avere un portfolio per un cliente, o comunque che qualunque cliente può vedere. Se tu curi quell'aspetto lì, quindi sul tuo portfolio ci metti soltanto roba, comunque non dico la migliore roba che hai fatto, perché non va, secondo me non va neanche messa solo la roba migliore che hai fatto, però diciamo quelle che sono le tue peculiarità, o quantomeno quelle su cui punti di più. Cioè se io vedo un profilo in cui c'è magari tutto, ci sono environment, character, illustrazioni, tutto, però magari vedo che la cosa che va più forte è il character o anche character e illustrazioni, io cliente ti contatto e ti dico: guarda, vorremmo fare delle illustrazioni, ci interessa fare delle illustrazioni che si basano su dei caratteri, perché vedo dal portfolio che tu principalmente spingi quello. Magari io potevo mettere soltanto environment e magari un cliente non mi chiamava perché diceva: no, gli environment non mi convince, vado oltre, prendo un altro. Tra l'altro su ArtStation devo dire una cosa, che sono stato abbastanza fortunato, perché di recente mi hanno condiviso alcuni miei lavori proprio sulla pagina di ArtStation, e da lì ho avuto diversi contatti sia con studi ma anche con case editrici. Per esempio Warhammer, loro mi hanno contattato direttamente su ArtStation senza sapere che faccia o niente, proprio non gli interessa. Mi hanno detto: guarda, a noi ci piace il tuo stile, vorremmo commissionarti delle cover. Ha detto: ben venga, cioè niente test, zero. Cioè proprio mi hanno detto: senti, sull'unghia ti do i soldi, ogni volta che tu mi consegni, e ci fai le copertine per i libri. Vabbè, ben venga. Cosa che invece, per esempio, qua in Italia è un po', e Mirko ne sa un bel po', ma perché anche tu... Sto accartocciando in questo momento. No, esatto. Ma l'Italia purtroppo è il terzo mondo. Sembra, è brutto dirlo, però è il terzo mondo della produzione e dell'entertainment. Quindi... non sono educati proprio a pensare esatto. In un certo modo, e quindi c'è... No, sono educati a pensare, una... punto. questo va bene. No. Non sono pronti ad affrontare le cose in maniera intelligente, in maniera professionale, in maniera efficace, e si perdono veramente anche ad alti livelli in un bicchiere d'acqua. Sì, allora, tra l'altro io... Considerare comunque... poi gli aspetti economici, vabbè, non ne parlo, però... No, ma rimaniamo sulla... Però li devi seguire, questa cosa è umiliante per un artista, cioè, ma in realtà per chiunque, per qualsiasi professionista, dover andare appresso ai clienti che ti pagano a babbo morto è veramente una cosa tristissima, e infatti chiunque seguisse, che è anche produttore, mettetevi una mano sulla coscienza, tutti quanti mangiano, tutti quanti hanno le bollette, e se rispettano le scadenze per i vostri progetti, è giusto che voi rispettiate i pagamenti. Sì, ma a parte quello, poi in realtà se vogliamo rimanere se vogliamo rimanere sull'artistico, cioè sulla componente quell'artistica, il cliente italiano, ma in realtà anche dipende, il cliente può essere italiano e non, il cliente strozzo lo trovi sempre. Sì, sono d'accordo. Mediamente lo trovo. Esatto, perché le persone comunque sono strozze, quindi di conseguenza
li trovi dappertutto. Però il punto è questo, che io ho trovato di recente nel lavoro con l'estero più professionalità dal punto di vista proprio immediato, cioè non te devo conoscere, cioè qua in Italia produzioni di film ti chiamano, vieni qua, fai la riunione che tu pensi, perché mi è successo di recente per un film, la riunione tu pensi, ah, una riunione, dai, parliamo subito del lavoro, eccetera, eccetera. Tu parli di tutto, tranne sì, parli di lavoro alla fine, quando ti stai salutando. Però lì tu parli, ma tu chi sei? Fammi capire. Ma cazzo, mi hai chiamato tu? Oh, scusate la parolaccia, mi hai chiamato. Sì, mi hai chiamato tu. Cioè, perché devo fare il colloquio? Le riunioni per dire nulla? Cioè, una roba che ti poteva dire al telefono in 10 minuti? Ma tu sei andato magari... È un colloquio di lavoro che non ha senso, perché tu mi hai chiamato perché sai già che dobbiamo fare una cosa. Poi il punto è questo, se vogliamo rimanere nei film, in Italia c'è il problema che la concept art non va, cioè non va, o perlomeno non è un settore affermato, perché non è un settore conosciuto in Italia, ma gli stessi registi, ripeto, io sono stato da una produzione di recente, la settimana scorsa, di cui il regista non ha mai fatto un film con la parte di pre-produzione in cui si facevano i concept 2D. Su un film che, vabbè, ma in realtà ci può stare, non è un problema. Sì, sì, no, ma a me è capitato 3 volte in 3 mesi e di gente anche che dice, ah, io lavoro con qua, lavoro con là. Ma cosa fa un concept artist? Capito? Cioè, stavo facendo... Sì, 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 ma poi mi chiedi come è nata sta cosa. Cioè, il colloquio di lavoro, un colloquio. Vabbè, facciamo il colloquio, che te devo dire? Va bene, facciamo tutto, poi parliamo di lavoro, 10 minuti, ah sì sì dai, allora che facciamo, a posto, arrivederci e grazie, poi farai altre riunioni in cui finalmente parlerai di lavoro, probabilmente, chissà, però in sostanza c'è questo problema, che è un problema proprio di approccio, cioè mentre magari fuori ti capita più spesso che c'è il cliente che ha bisogno del lavoro, che ne ha bisogno sul serio, e ti chiama e dice, oh, dobbiamo fare sta cosa, vuoi fare, ci sei, sì o no? Se dici sì, sei dentro, se dici no, non ci sei, quindi ciao. E con, diciamo, i social media hai più opportunità di trovare questo tipo di discorsi, perché fuori, a parte che la concorrenza è altissima, quindi oggi veramente basta che vai su ArtStation, parte il 118, se riesci a sopravvivere al 118 devi pure sopravvivere alla competizione. Grazie. Perché magari ci sono tantissimi artisti bravissimi che lavorano nel tuo stesso settore e tu devi capire che hai a che fare o comunque ti devi mettere in competizione anche con loro. Perché è così, perché purtroppo la realtà dei fatti è che il lavoro non c'è per tutti. Questa è una realtà vera. Cioè, a me pure personalmente è capitato di avere dei rifiuti, di avere dei no. Cioè, succede. E deve succedere, perché comunque se non sei abituato alle porte che si chiudono, alla prima porta che si chiude ci rimane male. No, ma ci rimane male forte veramente. Questo infatti è un tasto che non molti toccano, secondo me, però cercare di crearsi una sorta di seconda pelle o comunque di armatura fa bene, perché devi essere pronto a reagire a tutto, e noi purtroppo in Italia siamo un po' abituati, un po' coccolati, no? Quindi è importante pure questo, cioè essere consapevoli del fatto che magari uno spera tanto in una cosa e quella cosa non si fa. Io ho lavorato a 2 film che non sono stati fatti. Cioè, lavoro fatto, finito, completato, però il film è stato accantonato. Ma anche con nomi importanti, cioè registi importanti. E tu pensi, e tra l'altro non puoi neanche mostrare le cose, perché non lo puoi fare, perché magari tra 10 anni rifanno il film e tu che fai? Mostri, non lo fai, cioè non lo fai perché è di cattivo gusto. Magari se ti dicono, guarda, sì, il film non lo faremo mai più in definitivo, allora sì, puoi pubblicare. Però appunto capitano queste cose, capita che uno lavora e il lavoro non è, alla fine non è pubblicato, e quindi tu dici, cacchio, ma io ho perso tempo. Eh sì, ho perso tempo, però in realtà fai frutto anche di quell'esperienza. Comunque, tornando al fatto dei social, gestire i social non è semplice. Cioè, sembra una stronzata, perché comunque tu dici, vabbè, fai il disegnino, lo pubblichi. Però io sto notando una cosa, che specialmente comunque su Instagram, che c'è un po' più di...
c'è un po' più di pubblico, comunque sia le due cose vengono viste un po' dappertutto, in tutto il mondo. C'è che alle volte ti capita che c'è il commento della persona competente e il commento della persona che non ci capisce niente. Ok? No. Quindi, quando tu succedono queste cose, cerca anche di capire quello che ti stanno dicendo. Cioè, nel senso, se magari uno ti fa dei complimenti, ti sta dicendo delle cose, magari c'ha ragione. E in quel caso tu capisci che hai fatto degli errori e va bene. Però magari c'è gente che è pure cattiva, purtroppo. Come nel caso di quello che dicevo prima, ah, ma questo non lo ti fa acquarello? Io ho detto, ah no, l'ho voluto fare così, che problema è? E ho detto, ma secondo me perdi tempo, ma che... Cioè, che... Ma che vuoi? io infatti dopo io ho detto, veramente io sto a perdere tempo qua, rispondo a te, se proprio la vogliamo dire tutta. E va bene, e poi si è chiuso, la luce è vino, ciao. Però queste cose mi scocciano, cioè, capito? La gente deve... Cioè, alla fine è arte, ragazzi, cioè... Stiamo facendo cose per divertirci, comunque è una cosa bella, siamo pure fortunati che possiamo fare un lavoro dove divertimento è tutto, no? Quindi stare a prendersi talmente sul serio, oppure di dire... Oddio, no, questa cosa non so se postarla perché, oddio, forse non è fatta benissimo, ma forse prenderò 10 like, no, mannaggia, poi ci stai male, capito, la sera ti rigiri sul letto, oddio, ho postato sta cosa, no, non posso più andare avanti, no, raga, cioè, è un post, cioè una cosa finta, ok, cioè stiamo parlando di cose che non sono vere, pure comunque alla fine i commenti e tutto, non sono cose vere, cioè sono cose comunque che sono filtrate, magari sì, è quella persona che ti sta commentando, ma magari no, che ne sai? Non lo sai, ma pure gente che magari mi conosce su Instagram e non c'è una foto mia, che ne sa chi sono io? Non lo sanno. Quindi alla fine è tutto un po' fittizio. E quindi, secondo me, cercare di non dargli troppo peso è anche un modo per alleggerirsi dal fatto della frustrazione o della pressione del pubblicare le cose. Perché poi uno già inizia ad avere tanti follower, quindi la pressione aumenta, tu ti senti sempre... visto, giudicato, inizia a essere comunque, non dico una frustrazione, però non è semplicissimo da gestire. E quindi cercare, secondo me, di andarci tranquillo, pure se una cosa la pubblichi non è perfetta, tu pubblica lo stesso, anzi, magari, per come la vedo io, se uno fa vedere che non è completo al 100%, che è umano, che alla fine siamo tutti umani, è anche una buona cosa, perché significa che è una persona onesta, significa che è una persona che accetta i suoi limiti, che sa che magari ancora non riesce ad arrivare. Che poi vorrei capire un'altra cosa. Qual è questo famoso punto di arrivo? Ma non esiste. Esatto. Però a quanto pare invece c'è. Cioè, nel senso, c'è questa pretesa che deve essere tutto fatto bene, no? All'apparenza deve essere tutto perfetto. Ma alla fine cos'è? Cioè, non esiste la perfezione. Ognuno si crea la cosa in base alla sua esperienza, alla sua, come dire... la sua cultura, da dove è nato, dove è cresciuto, il suo imprinting, tutto quanto si rispecchia poi nell'arte. Ed è una cosa bella, deve essere così. Se no ci avremmo dei robot. Ci avremmo dei robot che fanno tutti la stessa cosa, il robottone che sta appunto di sfondo con la quinta del personaggino e basta. Ci avremmo quello. Invece, per fortuna, ci sono persone che sbagliano, persone che sperimentano, persone che si mettono in gioco. E quindi il social su questo è una buona cosa, cioè è una sorta di come dire, di laboratorio, no? Cioè uno metti lì, metti un disegno, magari quel disegno non è piaciuto e tu pensi, ah, visto, questo non è piaciuto, quindi vuol dire che questa cosa non va, che questa cosa non attrae le persone, non ha pubblico. Magari metti un'altra cosa, quella cosa ha pubblico, ci ragioni e dici, ah, ok, quindi magari per fare una certa cosa devi inserire determinati elementi. Sono tante meccaniche che poi vanno a finire nel marketing, sostanzialmente. Cioè, il social è un po' anche questo, è anche un po' marketing. Cioè, se tu ti sai vendere sui social, poi riesci anche a fare i progetti tuoi, artbook, tutto quanto. Puoi anche solo campare di quello, puoi anche non lavorare. E fare uno sketchbook a catena e vendi quelli. Quello è anche bello, che il lavoro te lo crei tu. In un mondo in cui, diciamo, in una situazione che è quella di oggi, dove il lavoro non è che sia proprio, le possibilità di lavoro non è che siano tantissime, almeno uno riesce a crearsene, no? Te lo crei, sei un artista, sei un creativo, allora crea. Quella è una cosa molto bella, secondo me, dei social, che va appunto, va utilizzata in tal senso. Quanto ti occupano giornalmente lo stare appresso ai social? No,
poco. Allora, in realtà, se devo postare qualcosa, io la posto, e poi magari vedo se ci sono dei primi commenti, oppure cerco di rispondere il giorno dopo o qualche altro giorno dopo, dipende. Dipende anche io se ho da lavorare, se ho da fare, dipende. Però non sono il tipo che sta lì assiduamente. Lo controllo, perché chi è che non lo controlla oggi? Cioè, dice che, non mi ricordo, c'era uno studio che diceva che non so quanto tempo passiamo davanti allo smartphone, tipo più di un'ora sicuro al giorno. Adesso non mi ricordo. Ma un'ora, dico, se tu sommi tutti i minuti vari che stai magari su Instagram o... Adesso non mi ricordo, forse pure di più di un'ora. Comunque, insomma... Sui social in genere quando posto ci sto, oppure quando magari sto in pausa, sto lavorando, mi metto in pausa, vado a prendere un caffè o comunque mi voglio distrarre, mi vado a vedere i social, vedo altri artisti, mi ispiro, mi deprimo, le maledizioni, 118, un po' di tutto insomma, però poi ritorno a lavorare quando devo, per esempio io non ho attive le notifiche sul computer, non ce l'ho per niente, quindi se io sto lavorando e uno mi scrive, rimane lì, cioè non mi arriva la notifica che mi ha scritto, ed è infatti una delle cose per cui la mia fidanzata mi odia, perché dice: io ti sto chiamata stamattina e tu non mi rispondi, che stai a fare? Stai a disegnare? Lo so, sto a disegnare, quindi ormai lo sa, e in quegli orari non mi chiama, magari che so, ci sentiamo a pranzo, quando sto in pausa la chiamo io. Ecco, io mi do molto degli orari, cioè non sono il tipo che sta sempre attaccato a qualcosa, perché non mi riesco poi a concentrare, capito? C'è un aspetto immersivo molto importante. Sì. Nel senso, se stai lì a distrarti ogni due secondi, è difficile riuscire poi a produrre tanto, no? Produrre bene anche. Sì, ma poi un'altra cosa che ho scoperto è che se stai facendo un certo tipo di lavoro, è meglio non andare troppo a guardare altri artisti, perché... tu magari non te ne accorgi, ma comunque ti sottopone a un'influenza. Cioè, se tu stai facendo, che ne so, un'illustrazione iperrealistica, come per dire, realistica, e ti vai a vedere magari dei concept della DreamWorks o cose più cartoon, in realtà un po' ti può influenzare. E quindi, se devi fare una cosa che sta in un determinato ambito, magari vatti a vedere cose di quell'ambito lì, che magari ti ispirano ancora di più e trovi anche delle soluzioni a cui attingere, che quell'artista ha usato, e le usi anche nella tua illustrazione, perché alla fine noi siamo questo, cioè comunque noi ci nutriamo di arte in generale, cioè ci nutriamo di qualsiasi tipo di immagine noi vediamo, che sia un fotogramma di un film, un dipinto, noi comunque ci nutriamo di quello, ne facciamo memoria, ok? Quindi se ti vai a cercare comunque le ispirazioni che ti servono in quel momento, ti stai facendo del bene, non che vai a cazzeggio così su Artstation, vedi le cose così giusto per, o su Facebook ti vedi le cose random. Cioè io cerco sempre di guardarmi le cose che magari o mi servono, oppure se sto in pausa e quindi non sto facendo nulla di importante, mi vedo su Instagram, che alla fine c'ho artisti che seguo io, quindi la cosa buona tra l'altro di Instagram che quindi tu vedi le cose che tu scegli di vedere, mentre su Facebook, a meno che non devi stare ogni volta a togliere la cosa della visualizzazione del profilo della persona, delle notifiche della persona, tu vedi un po' di tutto. Certo. E soprattutto Facebook la gente lo usa anche per condividere magari altre cose che non c'entrano nulla, quindi è un po' più un mischione, cioè un po' più anche se devo dire, per esempio, dipende poi anche il tipo di amici che hai su Facebook. Io scorrendo sulla pagina di Facebook, il 90% dei post sono post artistici, condivisioni o disegni o pubblicazioni, insomma. Sì. Però vabbè, sì, insomma, esatto, però almeno tu, per esempio, su Instagram ti scegli di seguire, quindi sai che se tu fai l'accesso a Instagram non avrai mai, non vedrai mai cose che non c'entrano nulla, no? Quindi per questo, infatti, Instagram è un buon social, non è male. L'unica cosa che forse è un po' bruttina è che il fatto che è microscopico. A me la cosa che piace di meno di Instagram è il formato, cioè tu non puoi mettere altro formato se non quel cazzo di quadratino, quindi tipo gli environment vengono ammazzati sempre. Lo so, però ti posso dire un'altra cosa, non ho mai capito bene, perché io tra l'altro mi sa 2 anni forse che ci sto su Instagram, perché un amico mi ha detto: oh, Mauro, te lo devi fare, secondo me se lo fai. Quindi la gente poi inizia a seguire, vabbè, proviamo.
Però effettivamente Instagram non è mai nato come un social dove tu puoi... È nato come un social, se non sbaglio, per la fotografia, o comunque sia che c'ha una sorta di formato tipo Polaroid, no? Quindi c'ha un suo senso. In realtà è nato con un suo senso. Perché loro dovrebbero mettere una cosa personalizzata? Se ci pensi, no? Non ho capito perché l'arte ha avuto questo boom in cui gli artisti stanno tutti su Instagram. Perché secondo me perché si è spostata l'utenza su Instagram, quindi insomma dovendo vivere anche del fatto che fai successo, ti vedono, eccetera, eccetera, si sono spostati su Instagram. Il fatto che però secondo me è un... non importa. Sì e no, nel senso che è un discorso similare a quello di Photoshop, no? Cioè, diciamo, Photoshop è nato con un certo scopo, era per fotoritocco, grafica, eccetera, poi mano a mano che passa il tempo lo hanno usato sempre di più per dipingere. Ora, il fatto che sia nato per una cosa, come dicevamo prima, non preclude il fatto che tu puoi fare delle funzioni che siano anche per chi lo usa effettivamente per dipingere. E la stessa cosa, secondo me, dovrebbe essere Instagram, sia per il fatto che appunto c'è gente che dipinge e che comunque c'ha, cioè, non so se James Gurney c'ha qualche centinaio di migliaia di follower, cioè Max Greche che c'ha tipo centinaia di migliaia di follower. Sì, cioè, vabbè, ma sicuramente, ma allora il fatto del follower, poi quella è una questione culturale. Cioè il fatto che uno pensi che il valore di un artista vada per il numero di follower che c'ha... No, ma non intendevo quello, intendevo solo per il fatto che, cioè, come dire, se su YouTube ci sono, che ne so, 50 milioni di utenti, e di questi 50 milioni di utenti, 30 milioni vogliono vederci i film, YouTube... sviluppa qualche cosa per cui ci puoi vedere i film, ad esempio, no? Sì. Instagram non è diverso in questo senso, sia perché appunto c'è chi dipinge e magari ha dei formati diversi da quello quadrato, sia perché c'è uno che fa le foto di paesaggi, uno che fa landscape, eccetera, eccetera, che ci mette le Polaroid. Sì. Il fatto però... che Instagram è nato più per... per le fotografie tue, no? Sì, ma è proprio la parola stessa, cioè è più una cosa immediata, cioè tu mi devi condividere un tuo attimo di vita. Okay? Sì. Quella che poi praticamente sono diventate anche le storie. Mm-hmm. E lì comunque sia, tu stai comunque seguendo una che, non dico una regola, però un loro input, cioè loro ti dicono, abbiamo creato questo programma, è un social, quindi un social significa uno come mettere di tutto, però ovviamente è un social che ha dei vincoli. Mm-hmm. E il fatto che, vabbè, ovviamente se c'è riscontro, c'è molta gente che appunto sta su Instagram, quindi se un artista si vuole far vedere devi anche stare su Instagram, a meno che tu non sia già qualcuno e quindi te ne puoi anche fregare. Sono spatte. Sì, ma dipende pure lì, perché conosco anche artisti che ci hanno avuto dei clienti che gli hanno chiesto a questo artista di fare un account Instagram per promuovere quelli che sono i progetti, se no lui se ne sarebbe proprio fregato, cioè è una persona molto antisocial. Però poi sta ognuno di noi scendere a compromessi, quello che è. Cioè, se sei un artista emergente, purtroppo almeno al station te lo devi avere sicuramente, cioè lo devi per forza avere se sei un artista, perché non è possibile che stai su Instagram e non stai su Artstation, cioè è un controsenso. Mentre invece se sei comunque appunto un artista affermato, puoi anche non avere Artstation, cioè Instagram, giusto per condividere le cose che stai facendo, per avere anche un contatto con i fan, sai, tutte queste cose un po' di oggi, no? Queste cose così. Però secondo me, ripeto, l'importante è avere un portfolio solido, perché su Artstation i clienti ci vanno. E i clienti veri vanno su Artstation, non vanno su Instagram. Questo è sicuro. Beh, su Instagram magari, faccio il caso mio, mi è capitato il musicista che mi ha chiesto, oh, mi piacerebbe fare la copertina,
il mio CD, quell'altro, oh, ti piacerebbe fare il gioco di carte, siamo dei ragazzi, oh, ti piacerebbe, insomma, robe comunque amatoriali, che per carità, per cominciare, sono importanti, perché comunque il lavoro è il lavoro, sempre. Okay? Quindi che sia un film, che sia un progetto, un gioco da tavolo, che sia un CD, qualunque cosa essa sia, è lavoro. Quindi il lavoro serve. Però ovviamente se punti a essere comunque contattato magari da editori, produzioni, editori meno, soprattutto italiani, italiani proprio lasciate perdere sia Instagram che ArtStation, quelli proprio zero. Gli editori italiani, voi c'è la fortuna di avere qualcuno che magari ti può presentare qualcuno, oppure devi andare a bussare alla porta. Stiamo ancora. Sperare. Sì, io mi ricordo nel 2012 che volevo fare una prova per Dampir. Chiamai a Bonelli e la tizia mi disse, 2012, mi disse, ah sì, guardi, ci mandi i disegni via fax. Questo è vero, eh? Via fax. Come via fax? Vabbè, sul serio. Ah sì, vabbè, ok, arrivederci. Rifaccio il numero e gli dico, senta, mi può passare per favore come dire, il director della testata, che era Poselli all'epoca? E ho detto, ah sì, glielo passo subito. Poi ho parlato con lui e ho detto, ah sì, ma è tutto per me, ma è tutto per me. Cioè, capito? Però è un po' più ostica la questione. Mentre invece i clienti stranieri più delle volte si basano comunque sul portfolio, vanno a vedere, magari c'è pure la fortuna che ti cercano loro. Dipende, però farsi notare è sempre una buona cosa. Sempre, cioè, spendere del tempo per curare la propria pagina. Postare le cose, sempre una cosa buona. In Questo è quello realtà è che dico anche. Vai, sempre scusami. anch'io, perché comunque io, per esempio, anche in Italia non sono mai andato a rompere le palle più che tanto. E la cosa che ho cercato di fare per lo più è di curare l'immagine, tirando fuori delle opere che fossero di un certo livello e facendomi, come dire, apprezzare anche per la mia professionalità, no? E automaticamente poi nel tempo le cose arrivano, no? Sì, a voglia. Non c'è il rischio che non si entri nel mercato, perché se non si entra nel mercato è perché magari ancora bisogna sviluppare le skill. Purtroppo c'è molto, scusate se parlo un po' anche di questa cosa, c'è molta fretta, soprattutto nei giovani, di iniziare a lavorare. E il rischio è che si buttano nel mercato, che non sono ancora pronti, e rischiando da una parte di iniziare ad entrare all'interno di un meccanismo che ti occupa tanto tempo e non ti permette di crescere, e quindi non crescendo non si avrà mai la possibilità di fare il salto necessario per potersi magari esprimere all'interno di ambienti in cui il lavoro non solo viene apprezzato, ma viene anche pagato bene, no? E quindi Certo. molte persone rimangono lì come dire, galleggiando in un mercato che non funziona, perché ancora magari si affaccia appunto al quasi amatoriale, per intendersi, no? E questa cosa crea un sacco di sofferenza in molte persone, perché dicono: ah, ma io non riesco mai, sono 10 anni che ci provo, però 10 anni che ci provo riproponendo magari sempre la stessa qualità, sempre lo stesso livello, no? Quando poi, anche grazie a internet, diciamo, la media, no, mondiale si è elevata parecchio, no? E quindi Sì. il lavoro che bisogna fare, se si vuole investire su questo mestiere, è quello di puntare in alto. Ma non perché bisogna essere i migliori del mondo, ma per capire che, come dire, si va avanti nel tempo e non si può rischiare di rimanere, proprio perché non si è all'altezza, schiavi magari di un mercato piccolo che ti fa semplicemente soffrire. Perché io so di persone che, proprio perché magari dice: ah, ma io devo sopravvivere, io devo lavorare. Io, per esempio, ho fatto il lavapiatti quando studiavo e non Certo. me ne vergogno, però ho preferito lavare i piatti per poi tornare a casa e poter disegnare, piuttosto che magari rimanere inglobato all'interno di un'area di mercato in cui fondamentalmente poi non ci vivi.
Sì, ma poi soprattutto, ripeto, dipende sempre dal background che una persona ha. Cioè, quella è la chiave, diciamo, un po' di tutto, perché ovviamente se tu sei sempre cresciuto in un ambiente in cui tutto è sempre dato per scontato, quindi c'hai una sorta di pigrizia, difficilmente riesci a metterti in gioco, perché non hai quello stimolo che ti parte da dentro, quel fuoco, come dire... Sì, sì. Non sei aggressivo. Io la chiamo la fame. La fame, bravo, ma è così, è la fame. Io alle volte veramente, raga, mi capita, questa è una cosa, vabbè, magari uno dice questo è pazzo, mi capita che devo andare in un posto in cui sto tutta la giornata fuori, che magari è un compleanno, ti invitano a un matrimonio, tutto quello che è. Io dentro comunque c'ho lo spirito che rosica, no? Che dice che cazzo sta a fare qua, perché non stai a casa, mi davo finto malato, che sto a fare, stai a perdere tempo, cioè... Purtroppo succede perché c'hai quella fame che ti dice ma tu devi lavorare tutti i giorni, devi fare, che però pure quella va controllata, che non è neanche un bene, che poi ti chiudi, no? Succedono pure altre cose, che rimani un'anima in pena da solo, stai lì a disegnare tutti i giorni, però non c'hai amici. Insomma, uno si deve creare un po' quella che è la sua vita, facendo un po' di tutto, cercare di fare un po' di tutto, però l'importante, secondo me, è veramente... cercare di impegnarsi sempre. Cioè, se tu ti poni degli obiettivi, falli, magari dici io per un mese voglio postare tutti i giorni, il famoso tipo Inktober, tutta quella roba che è. Però non fallo solo perché è Inktober, quindi devi seguire la moda, no? Fallo perché lo puoi fare, perché tu vuoi dire io un mese voglio fare il mazzo e voglio raggiungere un risultato. E al 30° giorno tu devi quantomeno sentire un po' l'odore di quel risultato, cioè lo devi almeno percepire un pochino. E se lo percepisci vuol dire che stai sulla buona strada, se no in parte stai sprecando tempo, perché secondo me è un errore grave che si fa adesso, e anche come si ci si allena, diciamo. Io parlo di allena perché per me un artista è uno sportivo, faccio lo stesso paragone, perché comunque tu puoi anche fare il maratoneta, però se ti alleni male e non hai il fiato, quando poi vai facendo la maratona non hai il fiato, si vede alla fine. Quindi se c'hai costanza, diciamo passione, tutte queste cose qui, alla fine i risultati arrivano, per forza. Puoi avere 20, 30, 40, 50 anni, non è importante. L'importante è che tu sei determinato e sai quello che c'è, c'è un obiettivo e c'è una strategia per arrivare a quell'obiettivo. Perché veramente fare pratica non è una cosa facile. Molti dicono, vabbè, ma tu stai lì a cazzeggiare, stai lì a disegnare, vai a ruota libera, però... così non vai da nessuna parte. Lo puoi anche fare, magari una volta lo fai perché c'hai voglia di fare quello che ti pare senza stare a renderne conto a nessuno, va bene. Però devi anche imparare. E come fai ad imparare? Devi avere delle strategie per imparare, per apprendere le cose e soprattutto anche per padroneggiarle. Che una cosa è imparare l'anatomia. Quindi c'hai 3.000 libri di anatomia. Io veramente qua a studio ce n'ho una decina forse. Però una volta che tu impari la teoria, tu puoi essere anche un... Io faccio a gara alle volte con il mio coinquilino, che lui è uno studente di medicina, facciamo a gara a dire quello è il muscolo della gamba, quello è... facciamo a gara per vedere, così per scherzo. Però lui alle volte mi diceva cazzo, ma tu sei un altro po' più di me. E te lo so, però alla fine la teoria va anche applicata. Quindi se non disegni la figura, ma conosci tutti i muscoli della gamba, alla fine che ti porta? Cioè ti porta sì, certo. Ti porta che poi alla fine sì, puoi avere la conoscenza, però se non hai anche la pratica devi bilanciare la cosa e ottenere quel risultato, che sarebbe padroneggiare la conoscenza per quello che ti serve a te. Poi se uno si vuole imparare anche l'anatomia per fatti propri, per il gusto di farlo, quello è un altro discorso, è sempre comunque conoscenza, la conoscenza è sempre una cosa buona, la cultura, la conoscenza. Però nel caso nostro bisogna applicarla, sta cultura, no? E quindi secondo me è molto più importante saper studiare, cioè riuscire a trovare un metodo di studio adeguato, che passare 10.000 ore a disegnare, cioè che magari lo fai però non lo fai bene, non te ne accorgi nemmeno. La voglia, la voglia. Io per esempio una cosa che consiglio è un atteggiamento che segui le due vie, quella apollinea e quella dionisiaca, no? Una quella che ti permette di avere una conoscenza logica di quello che stai facendo, no?
quindi che lavori sulla su una memoria cosciente, se vogliamo, no? Sei consapevole di quello che stai facendo. E l'altro, per esempio, proprio perché tu parlavi di sport, avere una memoria muscolare, e quindi attraverso l'esercizio educarsi a un certo tipo di forme, a un certo tipo di... che sono tutte conoscenze che magari non sono a livello di coscienza, ma comunque si imprimono nella nostra memoria, una memoria magari più profonda, istintiva, se vogliamo, sì, no? Sì. Che però invece, cioè, entrambe devono essere, secondo me, coltivate. Poi ci sono, per esempio, che ne so, gli approcci militari, no? Che ne so, tipo, non so se conoscete, la testa di ponte, no? No. A volte, quando si deve studiare, soprattutto se ci sono tante cose da studiare, uno fa, ok, faccio un po' di questo, un po' di quest'altro, un po' di quest'altro, no? Con rischio di non riuscire a saldare la specifica conoscenza in un ambito, no? Semplicemente perché viene diluita in un quantitativo enorme di informazioni, no? È come se devi studiare una lingua, non è che ti metti a studiare giapponese, inglese, francese, spagnolo e non lo so, insieme, no? Lo fai un po' per volta. E quindi magari darsi, come dicevi tu, degli obiettivi a breve termine o a lungo termine, e quelli a breve termine cercare di conquistarli, cioè di arrivare ad avere quell'informazione solida nella propria mente, prima di passare oltre ed arrivare a fare, che ne so, altro, no? Che sennò poi rischi sempre di non essere padrone di quella cosa e sei costretto a ritornarci troppe volte, no? Al punto tale che devi risolvere il problema ogni volta che lo disegni, nel nostro caso, no? Lo dipingi. Sì, ma poi anche tutta la questione, ripeto, proprio di metodo. Cioè, per me ruota tutto intorno a quello. Cioè, se tu acquisisci un metodo, una costanza proprio mentale, ciò che è fatto. Non esiste il talento, che tu stai là, c'hai il superpotere, queste cavolate. No, quello ti devi dare da mano. Ti devi fare i famosi glutei, no? No, bisogna fare i campionati di squat, bisogna fare chi si dà da fare di più. È importante, quello è importante, veramente non va sottovalutato. Il fatto della pratica fatta bene. Bene, sono molto contento che ci sia qualcuno che la pensa esattamente come me, che il talento innato così non è che esiste. Cioè, semmai quello che può succedere è che tu possa avere inizialmente un'intelligenza che dialoga bene con l'ambito che stai affrontando. Ma sotto sforzo il cervello è plastico, no? Quindi sì, si adatta. Magari anche un tipo di cultura, come dicevo prima. Yeah. Sempre tutto intorno alla persona. Cioè, gli artisti comunque, c'è sempre l'uomo, la donna, insomma, la persona dietro la persona. Cioè, certo, assolutamente. Quindi... Bene, sì, comunque secondo me ognuno si dovrebbe un attimo mettere in gioco, capire quello che vuole fare, o almeno io quello che faccio è il più possibile, cercare anche sempre di provare nuove strade, nuovi stili, che appunto alle volte magari mi sento anche un po' spaesato a volte, soprattutto se magari da una cosa devo ritornare a farne un'altra, perché comunque il cervello fa comunque dei calcoli, no? Quindi se tu passi da una cosa che magari è super flat, passi a fare una cosa completamente renderizzata, dove c'hai passato ore e ore, devi un attimo proprio col cervello, diciamo, fare uno switch di metodo, di avere più pazienza. Cioè il rendering, per esempio, è una cosa che è pazienza allo stato puro. Se non sei un tipo paziente non lo potrai mai fare. Cioè non levatelo dalla testa, perché non... E anche la pazienza in realtà è un muscolo, poi allenato. Sì. Però se non sei abituato, non sei mai stato abituato tipo a fare appunto un still life o comunque una natura morta nella tua vita, non puoi avere la pazienza di metterti lì a fare il rendering piano piano, c'hai difficoltà, capito? Io per esempio, siccome sono un tipo impaziente, no? Io mi sono allenato nella velocità di esecuzione. Sì, ma scusate, ti interrompo tanto. Poi c'è la cosa che in realtà il digitale, purtroppo, secondo me c'è sta cosa che ti porta ad avere tutto e subito. Mentre invece il tradizionale, che questo secondo me è uno dei punti a favore del tradizionale,
devi essere molto paziente con tradizionale, perché se provi a fare comunque le cose fatte di fretta, o le fai male, o comunque hai problemi, o comunque c'hai delle problematiche da affrontare. Devi essere molto più vigile col tradizionale, anche a livello di concentrazione. E quella è una cosa che, secondo me, fa scuola tantissimo. Cioè, poi col digitale veramente ci vai sciolto, senza problemi, se riesci comunque a non avere limiti di espressione, sia con il tradizionale, con qualsiasi mezzo, vai e fai, o che sia digitale o tradizionale, lo fai con i giusti tempi e con la padronanza di quelle che sono le tecniche. Però ripeto, il digitale c'ha questa cosa un po' negativa, che per me tende un po' troppo a doverti dare subito il risultato, quindi ti senti già in difetto, cioè cazzo, mi devo sbrigare subito, devo finire, devo postare, devo fare. Non lo so, cioè, a che punto è una cosa buona questa. Vabbè, come al solito, media status virtus, insomma, cercare di capire che il tempo è una funzione di quello che fai. Sì, sì, sì. Ah, comunque, visto quando studi te lo devi prendere, secondo me, quando magari lavori devi cercare di rispettare le scadenze. Perché sì, sì, sì. Visto che stavamo parlando di anatomia, mo vi dico un paio, perché a Roma ha detto se c'erano dei libri, o li scrivo qui. Come dicevo prima, io ce l'ho un sacco. E tra l'altro ci sono un paio di libri italiani che si chiamano Struttura Uomo. Uno e due. L'uno è molto sulle proporzioni, anatomia in generale, tutto quanto. Il due invece, che non so se voi lo avete, che è molto carino, che è uscito un paio di tempo fa, è sulla figura in movimento. Significa che loro praticamente ti fanno tutto un discorso basandosi su quello che tu hai imparato sul primo, cioè tutte le distanze, le proporzioni, ma anche proprio la costruzione della figura, che tra l'altro è molto solida, come vi mostro in questo libro, perché si rifà a un altro libro di un tedesco che si chiama Gottfried Bams, lo scrivo qua, che poi lui è veramente da vedere. Praticamente Bams crea una sorta di sistema di costruzione molto solido, ma anche proprio come proporzioni e tutto quanto, su cui tu ti puoi basare anche proprio come geometrie, come rendere che ne so, il piede, la pianta del piede o la curva del collo del piede, insomma, tutti dei metodi scultorei quasi con cui tu ti puoi basare e cercare di creare una figura anche inventandola, con dei sistemi che funzionano. E questo qui, Struttura Uomo, usa molto, diciamo, della teoria di Bams. Quindi se lo prendi, perché Bams non si trova in italiano, lo trova solo in inglese, credo, o in tedesco, ma non so se qualcuno è tedesco, buon per lui. Struttura Uomo invece si trova in italiano ed è veramente un consiglio. Costa un po', però è ottimo. Poi c'è un altro libro bellissimo, però in inglese, di Goldfinger, credo, no, aspetta, Sì, Goldfinger, che pure lui è molto incentrato sull'anatomia, proprio sull'origine dei muscoli, molto più teorico, ecco, molto più, meno costruzione, più teoria, però è una teoria fatta in modo molto peculiare, cioè lui ti dice proprio da dove si attaccano i muscoli, origine, inserzione e tutte quelle robe lì. Questi, secondo me, sono fantastici, cioè per l'anatomia sono veramente fenomenali. Poi mi pare che c'è qualcosa, ho visto, come si chiama, però non c'è un libro suo, di, diciamo, l'artista digitale che va un sacco. Michael Hampton, dici? Bravo, Michael Hampton. Poi lui non è male, però non mi fa impazzire alcune Beh, è cosine. molto semplificato. Ma non solo, la costruzione del piede, per esempio, non mi fa impazzire, è troppo tipo zoccolo, sembra, cioè una roba proprio dura, tipo, non lo so che cos'è. Cioè, è fatto bene, per carità, però è troppo meccanico. Alla fin fine, una figura deve sembrare comunque una figura umana, cioè deve avere una sua morbidezza. Quindi non puoi rimanere sempre troppo vincolato con la struttura. Cioè, alla fine ci deve essere un segno, un curvo. Quindi comunque
la teoria applicata anche al disegno davvero, sulla figura, quello è importantissimo. Però come, come libri di anatomia, questi me mi hanno aiutato tanto. E poi vabbè, libri in generale, ci sono quelli di Scott Robertson, non sono male. Mm-hmm. Soprattutto quello di Rendering, che figo. Dovrei andare lì, ovvio. Molto carino quello. Tutte le spiegazioni sul come cade l'ombra portata. Forse un po', ecco, se uno non padroneggia l'inglese fai un po' fatica, perché comunque mm-hmm. devi capire comunque quello che sta dicendo, anche se le figure spiegano, eh. Beh, però certo. Ti devi mettere un po' in gioco pure tu, devi tendere a capire, cercare. Beh, altri libri, vabbè, quelli di James Garney pure non sono male. Mm-hmm. Poi ci sta, cercando di pensare. Color and Light, poi l'immagine di realismo. Quale? Color and Light, quello, sì, Color and Light, quello di Garney, sì, più conosciuto, l'immagine di realismo. Magari pure... è interessante, lì cioè, ci sono degli approcci carini in cui lui fa dei tipo dei diorami con degli oggetti. Gamut. E poi fa le foto e costruisce il suo set fotografico con degli oggetti carini. Insomma. Ah, ok, ho capito un'altra cosa. No, Gamut è la paletta cromatica. Ecco. Lui parla lì di Gamut pure, mi pare un sacco. Che in realtà sì, pure lì il colore comunque, cioè trattare il colore in quel modo, cioè, veramente devi acquisire un metodo quasi scientifico, che ti può dare soltanto la pittura tradizionale, quella roba lì, cioè col digitale il colore secondo me è un po' più complesso da gestire, cioè se sei uno che comunque ha esperienza o comunque ha dipinto in vita sua in tradizionale, c'hai un po' più, secondo me sei un po' più facilitato. È anche vero che, per esempio, un approccio troppo scientifico alla luce e al colore a volte impedisce quel tipo di intuizione che puoi avere, per esempio, con degli accostamenti cromatici emotivi, no? Tutta quella parte invece legata alla creatività che magari molti artisti non realistici, se vogliamo, o che magari... Non si preoccupano di rappresentare una realtà sensibile, ma una realtà emotiva, intuitiva, interiore, bla bla bla, riescono a dare. Sì, sì, sì. Poi ovviamente ci sono un sacco di corsi online, dove uno può seguire, i workshop, quella è una cosa molto importante, che non va sottovalutata. È un investimento, perché comunque è un investimento di soldi. Si investe sulla propria cultura, sulla propria... Però... fatto bene, cioè se ci tieni e hai delle aspirazioni, se fai comunque workshop online, non ne hai solo di guadagnato. Mm-hmm. Anche se bisogna, secondo me, mettersi un po' anche il cuore in pace con l'idea che non tutti i workshop possono, cioè sono, cioè rispettano le aspettative, no? Ah, sì, no, ma io parlo infatti aspettative. Perché a volte sì, è facile, cioè magari hai di fronte il mostro sacro, no? E allora ti aspetti chissà che cosa, e magari invece... Come insegnamento? Sì, no, a livello di proprio di scambio di informazioni, no? Allora magari ti dice delle cose o che già conosci, o che magari hai affrontato, o magari le banalizza perché sono due cose diverse, essere dei comunicatori ed essere degli artisti, magari si hanno le conoscenze ma non le hai organizzate nella testa in modo da poterle condividere, no? Sono... sì, infatti c'è anche tutto l'aspetto di come uno gestisce come conoscere le cose, cioè la conoscenza, come la gestisce, certo. Come ha imparato le cose, che background ha, beh, è normale, ma generalmente io penso che ognuno si deve un po' vedere, anche nel caso dei workshop, chi seguire o comunque di... cioè ti fai un po' una panoramica, se vedi che magari un artista ha delle somiglianze con quello che tu fai, lo fai, cioè magari fai un corso e ci rimani veramente. Io per esempio ho fatto uno con Ron Lemon, che è bravissimo, lui Ron è veramente, è un artista eccezionale, ma come insegnante è veramente bravissimo, cioè è una persona di cuore, e avevo fatto con lui un paio di workshop sulla figura, sia con la figura vestita che proprio nuda. E c'ha tutto un suo approccio che ridà sempre tipo a quei libri che vi ho fatto vedere,
però comunque gli dà anche tutta la sua prerogativa, ma sa spiegare benissimo, per lui è veramente forte. E lui viene comunque da un sistema che è quello degli atelier, tutta un'accademia pura. Però sa spiegare, cioè non è uno che magari appunto vai al workshop e non si sa dove apparare. No, lì è comunque una persona competente, lo devi un po' cercare, non è semplice neanche questo. Però in genere, se uno può, si informa, magari chiede opinioni agli altri, se hanno fatto dei workshop, l'hai fatto, cosa ti è servito, ti ha dato una mano, questo. Vediamo se ci sono altre domandine. Allora. Behance lo trovate utile come social? Che lo chiede Paola Andrea. Behance, ce l'hai presente? Ah, ok. Collegato pure a Adobe, eccetera. Non lo uso. Neanche io, e quindi, non lo so. Non lo so, ma io in realtà neanche... Nella concertata, non so. Purtroppo neanche i LinkedIn uso, in realtà. Non mai... Forse lì sbaglio, perché quello mi ha detto che è molto interessante. Oddio, io ce l'ho LinkedIn, cioè non lo so, può essere poi che a me, io faccio solo gli aggiornamenti automatici quando è presente che pubblichi qualche cosa e puoi fare connetti LinkedIn che pubblica automaticamente, no? Ah, ok, vabbè, tipo sempre piattaforma social, insomma. Sì, ma è uguale, identico a un altro tipo, a qualsiasi altro social, come tipo di cosa, solo che la gente, cioè, ti aggiunge. Solo che, cioè, di però ti aggiunge per interazione di lavoro, credo. Cioè, io ti aggiungo, sì, ma... con te, come... sì, però relativamente, cioè, a me tipo da LinkedIn non è mai arrivato nessun lavoro, ma nessuno, nessuno. Poi non lo so, magari qualcuno che ne so, per vie traverse potrà aver visto anche il mio account LinkedIn, però nella scala di posti dove una persona ti va a cercare, secondo me non è Behance, non è LinkedIn quello che almeno nella mia esperienza ti fa la differenza. Di artisti, illustratori, concept artist che hanno detto: ah sì, a me mi ha contattato questo mega studio, queste cose su Behance o su LinkedIn, sinceramente io non l'ho mai sentito. Ma su LinkedIn è raro che ti... cioè, su LinkedIn puoi trovare le figure professionali, no? Sì, quello sì. No, non è un luogo per fare sharing di immagini, cose di questo tipo, in cui fanno scouting, capito? Sì. Invece, Mauro, come gestisci il tuo tempo libero? Che interessi hai? Che hobby hai? Quanto dai al tuo tempo libero? Cioè, nel senso, ti prendi delle pause più o meno importanti... lo fai piccole pause durante la giornata, oppure, che ne so, ogni tanto stacchi e stai 3 giorni senza disegnare? Che cosa fai, insomma? No, 3 giorni senza disegnare sarebbe un record, penso. io non riesco, a meno che non ho la febbre. Se sto male, allora sì, ma proprio, ripeto, io... non è un bene, diciamo, questa cosa, perché non è un bene il fatto che uno soffra del fatto che non può disegnare, perché comunque è una cosa che ci sto lottando un po'. Devi un attimo capire dove ti trovi, perché se stai da un'altra parte devi vivere quel momento, non puoi non viverlo, ok? Certo, assolutamente. Esatto, e quindi devi comunque saperti gestire, come ho detto prima, tutta la parte, diciamo, personale, il lavoro. Io in genere, vabbè, la mattina vado in studio, che ho condiviso lo studio con altri artisti a Roma, e la mattina inizio a lavorare, magari ci sono dei giorni in cui la mattina comincio a fare delle cose mie, magari va a finire che le pubblico pure, dipende come sto in vena, cosa mi va di fare, oppure sono delle mattine in cui mi punto direttamente sul lavoro, dipende anche dalle mail, se ho una mail di lavoro, quindi mi approvano, che ne so, un layout per una copertina o determinate cose, mi ci metto subito sul lavoro, così in genere posso già rispondere al feedback. Perché comunque gli art director, quando ti danno un feedback, tu gli devi rispondere, devi comunque far notare che stai lavorando con loro, cioè non puoi fare il morto, certo. È poi quello importante.
se per esempio non ho email di lavoro o comunque sto aspettando dei feedback, cioè magari mi faccio cose mie e durante la giornata sì, c'è sempre il momento comunque di pausa. Adesso non ti so dire ogni giorno quante cose faccio, però le faccio, eh. Cioè non è che non le, non è che, non le che cosa mi fare quando fai le pause? Leggi. Dipende, o mi sento o chiamo la mia fidanzata oppure sì, leggo, oppure vado su YouTube, mi vedo cose o mi vedo che ne so, un pezzo di corso di, da qualche parte, perché ho l'abbonamento Skurism per esempio, quindi quando mi va magari mi vedo una lezione, mm-hmm, per ripassare qualcosa, o mi vedo tutt'altro, mi faccio un giro qui intorno, dipende, dipende da tante cose. Una cosa che però sto facendo un po' da un po' di tempo a questa parte, per esempio la sera cerco sempre di non lavorare o comunque mettermi a fare cose mie per staccare un po', cioè proprio lavoro quasi mai la sera quando torno a casa, perché lo studio lo uso per lavorare, cioè sto cercando anche lì di come dire, di dividere la cosa, perché io comunque sono stato abituato all'inizio a lavorare a casa, che è un po' una cosa malsana, perché a meno che tu non hai la possibilità di avere uno studio, il problema di lavorare a casa è che ti riduci veramente a stare a casa, a meno che non è un'esigenza di vita, quindi devi fare la spesa, devi fare qualcosa, esci, se no non esci, e questo è sicuro, è chiaro. È vero, è vero. Ma è così, dai, non ci credo. Non è la sindrome del pigiama. Ma è normale, ma dai, ma chi dai, insomma. Infatti, ringrazio Guglielmo, lo devo portare due volte al giorno fuori, se no a volte capito. Tu infatti fortuna ti sei creato l'impegno, chiamiamolo così, e avere uno studio in realtà mi sta dando anche una sorta di forma mentis, nel senso che io quando arrivo a studio sto in studio come se avessi un ufficio, perché il problema di casa è anche quello, che poi devi fare, che ne so. Poi non è che vivo con i miei genitori qui a Roma, cioè io vivo da solo, o comunque c'ho un coinquilino, però non devo pensare io alle cose mie, quindi mi devo cucinare, devo fare la spesa, magari devi lavare, devi fare tutto quello che devi fare a casa, quindi ti dividi il tempo, perché sai che a studio ci stai dalla mattina fino a ora di cena, e la sera a casa fai le cose tue. Magari puoi anche disegnare, però se dovessi disegnare che ho del tempo libero, comunque cerco di fare o studi o cose completamente diverse, cose che mi va di fare a me, per rilassarmi, per cercare di fare qualcosa, o magari proprio uno disegno, un film, faccio una chiacchiera, o esco, dipende, poi. Però è importante, quello secondo me di organizzarsi il tempo è una cosa importante, perché riesci anche a lavorare meglio, cioè quando io sto qui a studio comunque mi devo concentrare, cioè il mio tempo che devo dedicare a quello, anche perché qui ho la Sintic e qui devo lavorare. Quindi mi devo concentrare, ho le mie ore, e quelle ore alla fine devo quagliare, cioè alla fine della giornata devo dire, ah sì, ho fatto questo, ok, a posto, sono in pace con me stesso, posso andare a casa. È una cosa importante, ripeto, fa bene alla persona, alla salute, ma anche a chi ti sta intorno, per avere relazioni, per vivere, no. Veramente, la Cina è dietro l'angolo. Allora, vediamo un po'. Se ci sono altre domande. Scusate, che sto scorrendo, andando in su. Ma voi non fate più i paint over? Sì, adesso tra poco ricominceremo. In genere lo facciamo, però siccome... Insomma, oggi abbiamo voluto oggi abbiamo tante aspettative, una chiacchiera con quel Mauro, abbiamo deciso di no, io dico in generale, non so se avete cambiato, perché mi ricordavo avete fatto una live in cui dicevate che cambiavate diverse cose da quest'anno, o comunque implementavate altre cose, pensavo magari facevate un altro tipo di live dove fate solo i paint over. Sì, abbiamo deciso sì di un po' di differenziare le cose, però capitava sì, anche che durante le live facessimo. Sì, quello me lo ricordo. Sì. Invece i contest nuovi le fate. Contest sì, però. E prossimamente sì. Arriva. Dobbiamo vedere un po', considerare un po' di cose. Sai che il problema è che alle volte le live diventavano anche molto, molto lunghe, proprio per il fatto che univamo degli aspetti di appunto intervista l'ospite eccetera, con il comunque devi far vedere
spiegare quello che stai facendo nel paint over, dare un feedback, sì, cioè. Sì, sì. Ma quindi secondo noi è una buona cosa dividere tutto, perché diventa un po' una confusione. Esatto. Beh, è stato un live molto molto interessante oggi, ragazzi. Sono già le 5.34. Sono già le 5. Sì, le 5.40. No, le 5. Quindi beh, io direi con nulla. Ho parlato tantissimo. Beh, non hai fatto nulla, insomma, hai finito il disegno praticamente. Ho parlato tanto. Spero che qualcuno possa essere servito del tutto. Ah, no, rifacciamo. Sì. Anche ogni settimana per noi. Ah, vuoi fare proprio la sessione della psicologa? Sì, sì. Esatto, esatto. Intensive con Mauro Belfiore. Facciamo, partiamo domenica prossima e finiamo domenica ancora prossima. Quella dopo, sì, sì. Quella dopo. Aspetta, è arrivata un'altra domanda. Una domanda last minute. Sì. Vabbè, a parte le domande arrivano last minute. Sì, sì, certo, quando dici "Oh, stiamo andando", senti, stiamo andando. Allora. No, 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 ti prego. No, vabbè, è arrivata una delle domande di quelle freschissime sui pennelli. Per niente, no, beh, ovviamente non è per, non voglio prendere in giro chi le fa, eh. Però nel senso è, se specie per chi ha seguito le nostre live negli anni passati, diciamo che non è esattamente una domanda mai sentita, ecco, è una cosa che sentiamo abbastanza spesso, quella dei pennelli. Le risposte sono sempre più o meno quelle, tipo dipende, sì, alla fine puoi fare tutto con tutto, eccetera. Comunque, se hai qualche cosa da dire riguardo a preferenze specifiche o veramente si può fare di tutto con qualsiasi pennello. In realtà posso spezzare una lancia a favore di questa domanda, che secondo me rivela un lato interessante. Diceva, se i pennelli in sé per sé, dato che possono essere diversissimi, possono influenzare il processo lavorativo. Ovviamente sì, perché per esempio puoi avere un approccio, se vogliamo, molto metodico, come quello che Mauro ha applicato a questa immagine, probabilmente alle altre non è detto che usi lo stesso approccio, lo stesso percorso, utilizzando in questo momento, che ne so, dei pennelli flat, provando attraverso l'opacità tutta una serie di varietà tonali altre volte magari si può cercare attraverso dei pennelli più casuali o più rough, come dire, un'idea che emerge dal brushwork, no? E è chiaro, sono approcci diversi che portano a strade diverse, ma in realtà, come dire, non è la strada che segui a essere importante, no, ma è l'obiettivo, quello di sempre il risultato. Ognuno può, cioè, ci sono vari modi, veramente uno può fare di tutto e di più con 3.000 strumenti, un pennello solo, certo, la texture, cioè il mezzo non è il modo, ok? Cioè il modo te lo devi creare, cioè puoi benissimo fare un'immagine veramente con un pennello solo, usarle 10.000 o non usare per niente la pressione, o usare soltanto un tipo di pressione, cioè un tipo di modulazione. Le strade veramente sono infinite, poi ognuno c'ha il suo metodo. La cosa che però secondo me è importante è sperimentare e capire effettivamente qual è il metodo che funziona di più per te. Cioè, o per il tipo di lavoro che devi fare, perché magari per il tipo di lavoro che devi fare, le richieste del cliente o gli step che devi rispettare, non ti serve fare una cosa e allora è inutile, la salti, no? Sì, sì, puoi fare un po' come ti pare, puoi giocare con le texture. La cosa che dicevo prima è che Photoshop devi pensare molto di più con le texture, cioè non fare il casino, cioè fare questo, fare il delirio è un attimo, ok? Cioè fare proprio il delirio onnipotente, che non ci capisci più niente.
Però volendo, tra l'altro, anche dal delirio, cioè dalla casualità, tu puoi rispuntare a fare altre cose, rimettere le luci. Cioè, il bello di Photoshop è anche il fatto che uno può sempre di continuo rimodulare, ritrattare le cose, ritornarci sopra, cambiare anche completamente stile. Cioè, è bello proprio per questo. Cioè, non vi limitate a fare a quel pennello, quella strada, perché non è così. Ce ne sono veramente un'infinità di strade, non esiste una sola. Voglia. Tra l'altro, cercate di prendere i pennelli che avete e modificarli, adattarli alle vostre necessità, piuttosto che dire ok, ho trovato questi e così li uso. Io molte volte semplicemente giocherellando con le varie impostazioni, che ne so, dual brush piuttosto che texture, piuttosto che dinamica di forme, via dicendo, tiro fuori dei pennelli che magari partono da un concetto diverso per arrivare a un altro, e oppure magari a volte mi ricreo proprio con la prendendo delle shape che possono essere fotografiche oppure disegnate, insomma, sì, divertite. Sì, poi ognuno ha il suo metodo, però ripeto, uno può fare sia una cosa flat che funziona, metodica. Qui, per esempio, è più un metodo proprio matematico quasi, no? Fai il disegno, fai la line art, dividi i livelli. Sì. Molto logico, ecco. Molto logico, ma anche molto digitale, se Chiaro. vogliamo, cioè più che rispecchia di più la natura dello digitale. Mentre invece, se vuoi fare una cosa un po' più complessa, magari, per esempio, questa roba. Tendo sempre ad andare più tutto su pochi livelli, o comunque sia di andare di digital painting praticamente puro. Non dico speed painting, ma più proprio pittura. Anche se devo fare magari una cosa un po' più grafica, magari comunque parto semplicemente dalla bozza delle figure, di come fare comunque le shape a livello grafico, insomma, è più come vuoi lavorare stavolta, come lo faccio? Vado più loose, cioè vado più sciolto, vado più tranquillo e faccio vedere la pennellata, sti cavoli, me ne frego, poi vado tutto quanto a sfumare nel buio, comunque se nelle ombre, lo decidi, lo fai, lo decidi e poi ti metti in pratica per farlo. Una cosa che secondo me bisogna stare un po' attenti, ripeto, sempre col digitale, è il fatto che tu ti ritrovi di fronte al canvas e non sai che fare, no? Tu stai lì, magari alle volte escono fuori pure le cose. Cioè, ti metti lì, vai con le forme, giochi, come tu dicevi prima, alla fine arrivi pure a dei risultati. Però è sempre meglio che una persona abbia un risultato già non dico un risultato, però insomma qualcosa a cui ambire. Magari voglio fare un paesaggio, fantasy, o magari voglio fare, che ne so, una scena di paese, boh. E lì entra pure molto appunto le influenze, rientrano molto come fattore dominante, perché magari quel giorno hai visto, che ne so, tutta roba fantasy, e quindi è normale che la prima cosa che ti viene in mente da fare è fantasy, è difficile che fai altro, o quantomeno ti viene più istantaneo, ok? E poi la ripetizione è pure una cosa importante, cioè se uno comunque fa tanto esercizio, magari riprovi anche a rifare la stessa cosa, però magari la rifai in un modo, che ne so, cambiando la palette, no? Tipo io mi ricordo un esercizio molto carino di fare un ritratto con una palette limitata e poi, che ne so, che magari usi la palette di Zorn, che sono tipo 5 colori o 4, adesso non mi ricordo bene. E poi fai un'altra volta lo stesso ritratto con una palette che è completamente estrema, tipo usando soltanto il magenta e il verde, che è il delirio, cioè perché sono due colori, per esempio il magenta e il verde, che sono difficilissimi da mischiare, perché non hanno una vera temperatura. Cioè tu mi sai dire che temperatura ha il verde? È neutro, cioè pure il magenta non ha una temperatura, è difficile da dire. E metterli in relazione qualche colori è molto complicato perché devi saperti gestire tutti i neutri, insomma, non è che ci sia tutto un discorso da fare, però è un esercizio stimolante.
In generale, appunto, il discorso con i pennelli è sempre il solito. Dipende che cosa vuoi fare, dipende quali sono i tuoi gusti, le tue sensibilità, però in general way penso che, insomma, il discorso solito sia che puoi fare virtualmente tutto con qualsiasi pennello. Eh sì, cioè alla fine l'importante è che c'hai comunque in testa l'idea di quello che vuoi fare, o quantomeno, pure se vuoi fare uno studio, quantomeno che tipo di studio vuoi fare. Magari quella volta vuoi fare una cosa più accademica, quindi magari, che ne so, vuoi usare dei pennelli che simulano una pittura a olio, o magari puoi anche fare la stessa cosa usando il pennello tondo classico di Photoshop. Cioè, tutto sì, assolutamente. Non ci sono limitazioni, per fortuna. Questa è la cosa bella di Photoshop. Mentre, ripeto, col tradizionale sei invece costretto a scegliere. Devi scegliere che tipo di carta per avere determinati risultati, che tipo di materiale. Invece in Photoshop hai la completa libertà. Cioè un canvas, un foglio bianco che devi riempire. Quindi è tutto qua. Poi sta a te scegliere come lo riempi. Puoi anche semplicemente passare un giorno a schiacciare soltanto, a schiacciare idee. Pure quello è una cosa. Andarci piano con andare direttamente con il definitivo, perché lì, se non hai già una padronanza bestiale proprio di tutto, ci sbatti la testa subito. Specie poi se stai facendo un lavoro. Se devi fare un lavoro, è importantissimo seguire gli step, ma tant'è che io ripeto, per quelli di Warhammer stavo facendo di mia spontanea volontà dei character design su dei personaggi che devono comparire sulle illustrazioni, ma di cui io non ho referenza, diciamo, visiva, quindi la invento e me la faccio approvare, così che sul definitivo non ho problemi. Non ho il tizio che mi dice: ah, mi puoi cambiare questo? Secondo me è meglio con il mantello invece che senza. Cioè, capito? Bisogna anche essere cauti su quello che si va a fare. Anche se quello può succedere sempre. Sì, quello può... Però diciamo che almeno... Sì. Bene, ragazzi, io direi a questa nota positiva iniziare a concludere. Sì, quando ci rivediamo? Ah, guarda, per me anche tra 2 settimane dopo Luca va benissimo. Dopo Luca? Sì, dopo Luca... sta facendo tutte le vacanze possibili e immaginabili. Ah, vabbè, real life sì, vacanze, no, dico un'altra live, perché altra live, se ti va, potremmo fare qualcosa di pittorico, magari sì, farlo insieme, insomma, boh, non lo so, fare una cosa come mi guarda. No, però a me fa più super piacere, sono sempre super contento di chiacchierare con te, perché insomma ho tantissime conferme. Ecco. E quindi organizziamo, insomma, poi mettiamo in calendario, facciamo sapere come al solito. Yes. Dai, perfetto. Ci piace. Siamo contenti, quindi, che ti sia piaciuta pure a te la live. Sì. No, l'unica cosa che mi spiace è che il fatto è che se uno parla, poi io sono tipo, ripeto, che se devo parlare parlo, non mi va di stare a fare altre cose, perché poi il cervello... mi va in pappa di suo. Poi se ci metti pure il fatto che uno magari deve stare a disegnare, inizia a diventare complicato. Ah, certo. Vabbè, magari la prossima volta, appunto, facciamo una live. Ma mai complicato come una volta da una produzione che c'aveva il regista e tutta la combriccola dietro la schiena che guardavano. Io c'avevo la companion, una volta dietro, che guardavano quei gufi, cioè ti sentivi proprio 10 persone col fiato proprio sul collo, ma proprio il fiato vero. Bellissimo. Propongo fino cosa. A un certo punto, è bello. Per la prossima live. Facciamo un evento, quando organizzeremo una prossima live, dove le persone già iniziano a scrivere delle domande, che magari così imponiamo un attimino l'intervista, la seconda parte dell'intervista. Come vi sembra? Sì, si può fare assolutamente, sì. Why not? Così, insomma, se abbiamo già una serie Oppure mi preparo, non lo so, oppure mi preparo un video. Poi ci stavo pensando a questa cosa. Da lanciare, tipo come fanno pure in altri luoghi.
Ma sarebbe perfetto, sarebbe ottimo. E lì poi il video va e uno parla di tutto e di più. Ah, guarda che l'ha fatto. Ah, sì, così non devo disegnare. Allora poi ci sentiamo in sei settimane per organizzare un altro evento del genere che magari potrebbe funzionare bene. Noi non l'abbiamo mai fatto, quindi ci sta a provarci. No, esatto. Va bene, allora ragazzi che avete partecipato insomma alla live come pubblico, vi ringraziamo as usual. Dov'è la schermata che mi sto perdendo ovviamente perché ce n'ho 16 aperte, eccoci qua. E niente, quindi diamo appuntamento a noi. No, non abbiamo altri appuntamenti, già settimana prossima. Sì, cos'è che c'è settimana prossima? E abbiamo Filippo Umbertino. Ah, GG, ottimo. Vabbè, allora niente ragazzi, mi sa che ci sentiamo anche prossimamente, prima di Luca. Anche... Esatto, in caso poi sentiamoci sul gruppo per chi volesse venire a Luca, eccetera, eccetera, perché stiamo appunto, bisogna concludere l'organizzazione e tutto. Filippo Bertino, prossima settimana, un bravissimo 3D artist. Ottimo, e poi al solito grazie Anto, grazie Roman e grazie Mauro. Grazie a voi. Fighissimo. Grazie a noi, grazie belli. A tutti, grazie a YouTube che ci dà questa bellissima piattaforma, grazie all'inventore del World Wide Web, grazie a mia madre, a mio padre, ai miei nonni, perché no? Quelli che mi conoscono. Va bene, niente, stiamo delirando. Sì, alla prossima ragazzi tutti. Ciao, a tutti. Un saluto a me. Ciao. Da Luca, mi raccomando ragazzi. Mi raccomando anche... No, aspettate. Frena Mirko, che tra l'altro un'altra notizia, che questo Luca Comics, come sapete, noi organizziamo il raduno. Quindi nei prossimi giorni noi postiamo già tutte le indicazioni precise con il ristorante, un post dove chiederemo quante persone verranno per... successivamente prenotare un tot di persone. Vi avviso subito ragazzi che priorità sarà ai membri di CAI, ovvero ragazze, amici che non c'entrano niente, eccetera eccetera, ovviamente avranno una seconda, terza, quarta priorità, ecco. Quindi state attenti ai post, quindi non portate la mamma. Esatto, però le sorelle, vabbè, lasciamo stare. Fascia protetta. Ecco, no, ma a breve torniamo. Va bene, ciao a tutti ragazzi, quindi tenete d'occhio Kai. Ciao, chiudiamo. Ciao.